Buongiorno Abruzzo, benvenuto a Rete 8 Matinée, una puntata che inizia parlando delle e con piccole e medie imprese. Lo faremo con Graziano Di Costanzo, direttore proprio del CNA Abruzzo, e poi prenderà un tono sportivo? Eh sì, perché parleremo di ciclismo con il titolatissimo a parlarne Enrico Giancarli. Ci collegheremo con lui che sta seguendo la presentazione della Tirreno Adriatica e poi continueremo a parlare di sport per vie traverse, perché andremo a raccontare della presentazione questa sera prevista al Cabala, e lo faremo direttamente con il presidente del Cabala Giancarlo Alfani, di un libro che Ciro Ferrara, ex calciatore, ha scritto dedicandolo al suo amico Diego Armando Maradona. E poi parleremo di archeologia. Sapete che ci sono stati questi ritrovati, questi scavi a San Giustino, a Chieti, tra i tanti scavi interessanti dell'Abruzzo, e ne parleremo con Rosanna Tuteri, che è un'archeologa della sovrintendenza. E poi ancora andremo a incontrare, come ogni giovedì, Vincenzo D'Aquino, che buona abitudine vuole che non venga mai da solo, e allora verrà accompagnato da Giovanna Di Lello, che è direttrice del John Fante Festival. E chiuderemo con una new entry nella famiglia di Rete 8, Giulia Del Monaco, direttamente da Diretta Calcio. L'andremo a conoscere un po' più da vicino. Ma prima, quando ho detto Diego Armando Maradona, ho sentito, come dire, un frizzicorio da questa parte. Ci dirà perché il direttore Carmine Perantuono. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Paola. Hai tremato, beh, sì, hai tremato. Quando Diego, Diego Maradona, sì, beh, sì. Colpisce oggi sempre a segno. Oggi peraltro sarò, insomma, con te anche nella parte sportiva. Sì, parleremo, certo, di ciclismo con Enrico Giancarli. Mi sono messo in rosa. A parte che te oggi, motivo, guarda quanto colora, dai, proprio voglia di primavera, io proprio ci è saltato addosso. Sì. Oh, però oggi iniziamo con il Quirinale. Perché questi giorni abbiamo detto iniziamo con il Presidente della Repubblica. Che sta succedendo in queste ore? Il centrosinistra lascia aperte tutte le opzioni, rimane aperto al confronto e parlerà col centrodestra per decidere un nome condiviso per il Quirinale. Questa è la posizione dell'incontro a tre di ieri tra Letta, Conte e Speranza. Berlusconi intanto non decide e slitta il vertice del centrodestra. Intanto si fanno più concrete le manovre, quelle che stanno sempre dietro le quinte, di, sì, di un fronte trasversale sulla ipotesi Draghi al Quirinale. Si ragiona sul governo che nascerebbe in questo caso. Questa mattina è prevista la conferenza dei capigruppo, che è molto importante, perché Fico in giornata dovrebbe comunicare le modalità di voto alla Camera, in particolare quelle per i parlamentari positivi al Covid, per capire se potranno entrare, se potranno votare, in sessioni apposite, oppure se dovranno restare a casa, oppure se non potranno votare. Quindi una bella app per votare, no? Sì, è possibile che ci sia una soluzione certificata online, però è una procedura molto complessa. Nel frattempo, oggi che arriva, un DPCM arriverà sicuramente in giornata. Aspettiamo. Consiglio dei Ministri che vara nuove misure da 4 miliardi senza fare scostamenti del deficit per calmierare gli aumenti delle bollette, che sono il vero grande tema dell'economia in questa fase. Un intervento che verrà fatto ricorrendo ai proventi delle aste di CO2 e con la cartolarizzazione, cioè vale a dire la vendita, di alcuni oneri di sistema che diventeranno titoli a questo punto. Prevista anche una nuova tornata di ristori per le attività colpite dalle restrizioni anti-Covid, ne parlerai magari dopo con il nostro primo ospite. Sì. Questa mattina un nuovo confronto tra Draghi, Franco, Cingolani e Giorgetti. Scende intanto per la prima volta dal 2013 l'occupazione femminile nell'anno dello scoppio della pandemia è calata al 49%, un dato che fa riflettere. Veniamo appunto alla pandemia. La recente introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 sta spingendo le prime dosi e inizia a mostrare i primi effetti. Nella settimana dal 12 al 18 gennaio, in questa fascia anagrafica, i nuovi vaccinati sono stati 128.966 in Italia, più 28,1% rispetto alla settimana precedente. I dati sono quelli della Fondazione Gimbe. Per i non vaccinati, da oggi in Abruzzo le open night nei centri delle ASL, così come partono campagne specifiche e slot di somministrazione per donne incinte e bambini dai 5 agli 11 anni, che avranno percorsi preferenziali, ma soprattutto, ricordiamo, i non vaccinati potranno senza prenotazione andare in questi open night da stasera, diciamo,
non alle 3 del mattino. Sorrido, insomma, diciamo, perché c'è chi in rete si chiede se si potrà ballare in esatto, si potrà ballare tutti quanti, si potrà tornare a ballare tutti quanti quando anche questi signori avranno fatto il loro vaccino. Ecco, questo, diciamo, in questo senso la risposta è sì. Sì. Nelle prossime ore, Paola, come sempre diciamo, il DPCM della settimana. Questa volta avrà l'elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza certificazione verde anti-Covid. Ce ne sono. Si discute sui tabaccai, il tema principale riguarda i tabaccai. Vedremo che si decide. Le regioni si schierano intanto per un nuovo cambiamento del sistema dei colori. Da lunedì l'Abruzzo va in arancione. Le nuove restrizioni sono soltanto per i non vaccinati, che devono esibire l'autocertificazione per allontanarsi dal comune di residenza. Per tutti gli altri non cambia quasi nulla. Da oggi invece è in vigore il Green Pass base per parrucchieri, barbieri ed estetiste. Oh, e non a caso noi abbiamo il nostro Luca Pompei che va proprio a indagare sulla questione. Luca, buongiorno. Luca. Buongiorno Abruzzo, buongiorno Carmine, buongiorno Paola. Io intanto volevo farvi vedere nei posti seri che cosa si guarda in televisione. Eccoci qua. Capito? Non è che siamo in un posto qualsiasi, qui siamo in posti seri. Allora, sono qui in pieno centro a Pescara, vieni con la Fabrizi, tagliati per il successo di Fausto, gli amici Fausto e Pino, e vi sto facendo intanto vedere come si sono organizzati. Guardate qui, c'è un cartello all'inizio in cui si comunica che per accedere è necessario avere il Green Pass. Il pannello in plexiglass, ovviamente, poi rispetto al distanziamento sociale resta almeno un metro dagli altri, tutto a norma di legge. E siamo con Pino, quindi buongiorno Pino, quindi buongiorno. Da oggi Green Pass obbligatorio. Da oggi Green Pass obbligatorio e niente, cerchiamo di rispettare le regole. Siamo pronti sempre per accogliere le persone, distanziati, con i posti giusti, con le regole che del DPCM. Ecco, voi da quando avete riaperto, perché ricordiamo che voi, insomma, un po' di quelle categorie più in qualche modo sacrificate durante il lockdown, però da quando avete riaperto rispettando tutte le norme. Mi dicevi prima, ancora oggi quasi quotidianamente c'è un servizio di sanificazione di tutti i locali, insomma tutto preciso in norma. Certamente, certo, noi ogni singola cliente, a parte il controllo da oggi del Green Pass che facciamo con il QR code, e niente, poi la cliente viene fatta accomodare, ogni postazione viene sanificata ogni volta che la cliente si sposta, con dei sanificanti spray che utilizziamo. Dopodiché cerchiamo di lasciare lo spazio giusto, la distanza di più di 2 metri tra una cliente e l'altra. Abbiamo messo i plexiglass, come vedi, anche qui ai lavaggi. Ecco qui. Dove automaticamente si sta distanziati. E cerchiamo di attenerci alle regole. Mascherina sempre. E è andata avanti così. È andata avanti così, con la speranza che si vada meglio nel tempo. In conclusione, Pino, le clienti così danno qualche resistenza nel chiedere il Green Pass, oppure sono tutte, insomma, tutte o tutti, insomma, disposti? Guarda, questa è una novità. Questa mattina abbiamo iniziato, le prime 2 clienti che sono arrivate abbiamo chiesto il Green Pass, lo hanno esibito senza problemi. Quindi c'è anche disponibilità, insomma. Sì, fortunatamente io non ho trovato resistenza, mi hanno esibito il Green Pass tranquillamente. Perfetto, insomma si va avanti così, ovviamente nella necessità, anche qui come un po' in tutti i luoghi deputati alla bellezza, così come si suol dire, quindi estetisti, parrucchieri e quant'altro, e sperando che, insomma, le cose migliorino da qui in futuro. Se non avete domande da studio, vi restituisco la linea. No, grazie Luca. Io riflettevo che adesso i Novax li riconosceremo dalla chioma incolta, probabilmente. Dalla forfora, direi.
Va bene, grazie per questa testimonianza e buon proseguimento a te Luca, buon lavoro anche ecco, agli ospiti che ci hai portato in collegamento oggi e insomma è un piacere comunque vedere che ormai sembra che si è preso in mano la situazione. Sì. Ricordo che l'anno scorso c'era uno smarrimento anche nei locali, Vero. Non si sapeva come agire. Adesso c'è sì. un po' di organizzazione. C'è un ultimo paradosso che riguarda proprio questi esercizi in cui teoricamente almeno fino al, anzi anche dopo il primo di febbraio è possibile che alcuni dei dipendenti di questi esercizi possano essere sprovvisti di un Green Pass almeno rafforzato e che invece anche i clienti debbano esibirlo. Insomma, c'è qualcosa da sistemare per alcune categorie di lavoratori che, soprattutto quelli che hanno meno di 50 anni, potrebbero essere teoricamente abilitati a lavorare così come lo sono senza la necessità di un Green Pass in alcune realtà. Quindi beh, questa è una cosa parlare, che andrà messa, me, certo, andrà messa come a punto, no, ed è un tema che si può benissimo affrontare già con il primo ospite di questa puntata, lo annunciavo prima e vado a presentarvelo. Diamo il buongiorno a Graziano Di Costanzo, direttore del CNA Abruzzo, ovvero a rappresentare le piccole e medie imprese abruzzesi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. 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 Buongiorno, beh è un tema sempre caldo. C'è un assist proprio vero? Per il primo ospite. Assolutamente tema. In armonia. Tutta... Immagino il suo telefono già da stamattina. Sarà bollente. Sono bravi gli artigiani, anche perché loro devono solo controllare il Green Pass, ma tutto quello che ha detto il parrucchiere lo fanno ormai da un anno e mezzo. Cioè, usano tutti sì, i prodotti monouso, confermo. Anche qua per il lavaggio della testa e per tutto il resto, quindi sono già molto pronti. Lo confermo precisi. Da cliente sporadico. Del... Sì, vabbè, no. Vabbè. Ma pure io, con noi diciamo, non camperebbero poco. Ecco, diciamo, a dopo, con bene, Gabri, a dopo. Ci vediamo tra poco, dobbiamo parlare di ciclismo con la tua bella maglia rosa, adesso ci accomodiamo. Bene. Direttore ecco. del CNA Abruzzo, allora, io però partirei dal fare una riflessione rispetto alla situazione attuale pandemica. Ecco, la media, piccola e media impresa come sta rispondendo all'emergenza? Allora, siccome noi siamo stati le vittime, una delle vittime principali di questa, della pandemia, perché quando si sono chiuse le attività durante il primo, il secondo e il terzo lockdown, il paese ha tenuto aperto giustamente le grandi fabbriche, ma una serie di attività, quelle del turismo, sono state azzerate, ma anche qui tutti i servizi alla persona hanno pagato un prezzo molto elevato. Noi siamo stati tra i primi a sostenere, chiaramente in quel momento, tutte le norme di sicurezza, abbiamo fatto 20 protocolli con il governo, e poi naturalmente appena sono usciti i vaccini siamo stati tra quelli che hanno insistito di più sulla vaccinazione di massa, perché era il modo principale non solo per proteggere la salute, che chiaramente ci sta a cuore in via principale a tutti, ma soprattutto per far ripartire l'economia e far ripartire quel pezzo di economia che ha sofferto di più. Certo, e ha sofferto quale? Soprattutto qual è il pezzo di economia che le dicevo, il pezzo che ha sofferto di più è quello tutto legato diciamo al turismo, alle filiere dello spettacolo, della cultura, i servizi alla persona, perché in questo caso certo. durante i lockdown, almeno in zona rossa, certo. sono stati chiusi anche i parrucchieri, quindi noi abbiamo avuto, facendo un calcolo sui codici Ateco, circa il 47-48% di attività che sono state proprio chiuse durante il lockdown, a cui poi sono stati dati dei ristori, naturalmente non adeguati alla perdita di lavoro e di fatturato che hanno fatto, però diciamo che tutti insieme, lì c'è stata veramente una collettività, una comunità italiana che diciamo in quel periodo ha dato il meglio di sé. Ecco. Sì, sicuramente. È necessario un sostegno a questo punto, no? E lo è da un po', in realtà è stato chiesto, adesso sembra quasi che ci si sia stancati anche a chiederlo e a sperarlo, però in Abruzzo c'è una legge regionale sul credito che si sta impolverando nel cassetto. Che bel termine che hai usato, ecco, lo prenderò a prestito perché noi abbiamo detto che il ritardo è inaccettabile, diciamo che è un termine giusto, poi noi ci portano sempre a fare le polemiche, no? Quando noi con la regione, che è un istituto con cui noi chiaramente, un'istituzione con cui abbiamo rapporti e relazioni quotidiane, poi però dobbiamo utilizzare appunto termini diciamo anche forse un po' roboanti, ma durante, questa è stata una legge
in te io ce l'ho qui, l'ho portata, sì, no? Sì. Una legge pensata l'anno scorso, in piena pandemia, in pieno lockdown, per il turismo, la filiera della ristorazione, i settori di cui le parlavo, certo, concepita a febbraio, 2-3 mesi di discussione, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, quindi non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione, il 4 di maggio, pubblicata il 18 maggio sulla Gazzetta Ufficiale. Poi naturalmente cosa ci scrivi? No, dobbiamo, messi a disposizione 10 milioni, le faccio un piccolo esempio, sì, sì, senza diciamo allargarmi troppo, ma per far capire ai telespettatori. Con 10 milioni di euro noi potevamo ristorare 4.800, quasi 5.000 imprese e mettere a disposizione di queste imprese 142 milioni di euro. Risolvevano tutto? No, ma per quei settori erano un aspetto molto importante, perché vede, durante la pandemia le imprese si sono fortemente indebitate, perché i ristori, certo, certo, allora, hanno sospeso le tasse, sospeso, hanno sospeso i mutui, sospeso, non annullati, hanno dato la cassa integrazione e hanno dato dei ristori. Gli affitti non si sono sospesi, ecco, però. Una, sono stati, diciamo, sospesi, che noi abbiamo lavorato, cioè, ci sono stati una serie di proprietari di case, di negozi, sì, di attività, certo, poi, che hanno capito. Però è stato rimesso la sensibilità, perfetto, del singolo. Però questo... poi hanno dato naturalmente un ristoro al 60%, diciamo, faceva parte di tutta la parte, sì, diciamo, sui ristori, che non sono stati solo di economici diretti, ma hanno dato per esempio una parte sulle spese per le mascherine, per tutti questi materiali. Quindi lo Stato ha fatto il suo dovere, anche la Regione ha messo risorse importanti. La differenza tra lo Stato e la Regione è che lo Stato li ha dati in 15 giorni veri, 30 giorni veri. La Regione ha messo ristori per 46.000 imprese, le ultime 8 agosto 2020, la legge, la norma, sì. Gli ultimi li hanno pagati forse a novembre, dopo un anno. Lo stesso vale per questa legge. Tu metti in campo 10 milioni. Abbiamo detto va bene, l'abbiamo concordato insieme. A distanza di 8 mesi la legge è ferma, perché questi 10 milioni naturalmente si sono persi nei meandri della burocrazia, dell'autorità di gestione, Bruxelles. Forse fra un po' ci sarà anche l'ONU che dovremo chiamare per... No, adesso ci sorridiamo, perché proprio, diciamo, non la mattina è anche gradevole. Certo, però certo, insomma, è veramente inaccettabile, perché se tu fai una cosa fatta bene e dopo 8 mesi non la metti a terra... Ma non... chi risponde in primis di questi ritardi? Guardi, noi naturalmente il Consiglio regionale l'ha fatta la norma, ora l'attuatore è la Giunta e anche l'assessore alle attività produttive, con cui abbiamo parlato, abbiamo fatto un convegno noi sul credito a dicembre, l'ultima volta, dice no, stiamo vedendo, stiamo risolvendo, però insomma... Certo, stiamo vedendo, stiamo risolvendo. Almeno l'ultima tranche, cioè nel senso... No, zero, no. Cioè 10 milioni, zero oggi. Ecco. Quindi diciamo adesso noi andremo avanti, probabilmente chiederemo un incontro con il Consiglio regionale, con il Presidente Marsilio, che abbiamo già chiesto, ma qui ci devono dare delle risposte. Ma certo, perché nel frattempo ci sono persone dietro le imprese che devono andare avanti e molte imprese chiudono, e chiudono le possibilità future anche per queste imprese, e soprattutto creano una situazione anche di timore nei confronti di chi vuole cominciare un'attività imprenditoriale, che se non ci sono le giuste prospettive, i giusti sostegni, magari si fa anche un passo indietro, si aspetta e l'economia resta in pausa. Però, posso aggiungere una cosa? Certo, chiedo scusa, glielo chiedo, se no certo, sembra, cioè noi adesso quando, ogni volta che si parla di credito, no, sembra quasi, cioè, ma noi continuiamo a indebitare le imprese, no. Questa norma, così come altre che abbiamo chiesto, sì, servono per ristrutturare il debito. Cioè, noi abbiamo avuto i famosi 30.000 euro, perché adesso insomma, è un po' più addetto ai lavori, no? Del decreto liquidità. Lì c'erano 2 anni di preammortamento, adesso si cominceranno a pagare. Sì. Allora, se tu hai sospeso le tasse, sospeso i mutui, hai preso dei finanziamenti per andare avanti, questa roba oggi ti arriva addosso tutti insieme. Quindi tu che cosa devi fare? Se ti parte una rata da 1.000 euro, 500 euro, per fare esempi diciamo concreti, semplici, ecco, io devo avere una rata compatibile con quella che è oggi la mia attività. Allora, se io posso, certo, avere, posso contare su una ristrutturazione, magari questa rata me la allungo da 3 anni a 5 anni a 6 anni, invece di pagare 1.000 pagherò 500, pagherò 400. Certo. E quindi sono, cioè, l'indebitamento c'è già, è una, no, questione di organizzarlo, di ristrutturarlo. Certo. Questo, certo, è il motivo. No, ha fatto bene a chiarirlo, perché effettivamente molti avrebbero potuto porsi questa questione. Quali opportunità a questo punto per questo settore
nel PNRR, nel Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. Di rilancio e resilienza. Allora, il PNRR è un tema molto dibattuto, ci sono, diciamo, da 209 miliardi sono quelli che ci darà la Comunità Europea, poi con altri fondi dell'Italia arriveremo a 230 miliardi. Il governo del PNRR è molto nelle mani dell'esecutivo, quindi di Draghi e dei ministri economici a livello nazionale. Al momento non abbiamo contezza, questo glielo dico anche negli incontri che abbiamo fatto con la Regione, di una parte, si parla di una parte che verrà fatta gestire alle Regioni, però al momento, diciamoci, e questo aspetto è ancora aleatorio. Cose che ci stanno dentro invece, perché stanno dentro le 200 pagine, diciamo, del piano, per esempio sono il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, poi chiaramente si ragionerà anche di un pezzo che va verso l'Aquila. È importante per noi potenziare queste infrastrutture perché l'Abruzzo sta dentro i corridoi, adesso per fortuna il governo con l'Europa ha trattato l'allungamento del corridoio adriatico che si fermava ad Ancona, adesso lo porteranno fino a Bari e noi siamo in questa direttrice, ma noi abbiamo bisogno anche della direttrice est-ovest, cioè se vogliamo fare davvero la transizione ecologica, noi abbiamo il corridoio 5 che passa, diciamo, da Barcellona, va in Ucraina attraversando via terra tutta l'Europa, noi invece abbiamo detto che se si portasse tramite Civitavecchia, poi arriviamo a Ortona, Ploce che sta nella Bosnia e poi proseguiamo da quell'altra parte, consumiamo milioni di tonnellate di gasolio in meno e immettiamo in meno milioni di scarichi in atmosfera. Oggi il PNRR e tutta la politica europea è verso la transizione ecologica, quindi dobbiamo assolutamente, dico io, salvare l'umanità, non il pianeta, perché il pianeta forse si salva. Siamo noi che le obitiamo, che forse. Dice che si salva il pianeta? Ma se noi no, forse sì. Lo facciamo implodere, esplodere. Noi siamo quelli che lo abitiamo che siamo più a rischio, perché magari, che ne sa, a 4 miliardi di anni la Terra. Così risolviamo tutti i problemi, non se ne parla più. Né geologo né professore. Si sorride, però insomma mi sembra che ci sia. Ho fatto un piccolo esempio per dire che insomma il PNRR deve impattare. Su grandi progetti. Perché sono quelli che ci servono per veramente per rilanciare la nostra economia. Cambiare le cose alla base. Qui c'è un pezzetto di PNRR, ne rubo un secondo proprio, che invece è già operativo, che riguarda le aree cratere, cioè riguarda quattro regioni, Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, e sono le due aree cratere, quella del 2009 che ha colpito principalmente l'Aquila e quindi l'Abruzzo. E poi invece purtroppo il terremoto del 2016 ha colpito in particolare Amatrice, quello è stato il punto. In che misura prevede? E qui ci sono 1 miliardo 780 milioni, che sono tantissimi soldi, 1 miliardo e 80 milioni sono per i comuni, sono circa 150 comuni di queste quattro regioni, e poi 700 milioni sono per le imprese. I bandi, la persona che sta gestendo questa roba, e l'avvocato Giovanni Legnini, abruzzese, il commissario straordinario di questa misura, e noi ci siamo incontrati più volte con lui. Ecco, questa è una misura che è pensata e che sarà calata per riportare lì le attività economiche, per aiutare quelle che ci sono a svilupparsi e per attrarre nuove attività economiche. I bandi dovrebbero uscire in primavera e diciamo invece questa è una misura rispetto al resto di pronta attuazione. E questo è molto interessante. Assolutamente. Molto interessante. Non riguarda tutto l'Abruzzo, però riguarda una parte importante. Certo, voi come confederazione siete un po' la voce di queste piccole e medie imprese, ma in quale altro modo li sostenete, volendo stare proprio nella vostra quotidianità? Ma guardi, noi le sosteniamo attraverso una serie di servizi che noi mettiamo in campo per loro. Le faccio un esempio, un'emergenza proprio strettamente di questi giorni è il costo dell'energia. È raddoppiato, questo non è il 29, il 30%, io le posso dire, adesso non abbiamo fatto la domanda al parrucchiere, ma le bollette che sono arrivate tra novembre e dicembre rispetto a quello che si pagava prima sono mediamente il doppio. Sì. Ora chiaramente noi non rappresentiamo grandi imprese energivore, perché lei adesso ha parlato di piccole e medie, noi rappresentiamo molto microimprese, cioè quelle fino a 9 dipendenti con 2 milioni di euro di fatturato. E sono il 96% delle imprese in Italia, queste qui, e occupano, giusto lo dico per i telespettatori, perché molti pensano che l'occupazione la faccia la Sevel,
Questo mondo occupa il 52% di tutti i dipendenti d'Italia, stanno dentro le imprese da 1 a 9, che sono le micro. Ora, queste non è che possono, non è che possono presentarsi a un'asta per l'energia da sole. Allora, noi abbiamo costituito dei consorzi, siamo in, diciamo, abbiamo fatto accordi con grandi consorzi che acquistano l'energia sul mercato libero, e quindi una risposta può essere questa. Ma siccome oggi l'energia è aumentata proprio a livello globale, noi sì, certo, insomma, adesso abbiamo, noi compriamo il gas dalla Russia, insomma, da queste, oppure dall'Algeria, insomma, da questi grandi produttori, il prezzo è aumentato, però adesso si parlava, prima ne parlava anche il direttore, adesso ci sono circa 4 miliardi di euro a disposizione per abbattere questi costi, perché altrimenti mettiamo a rischio un po' la ripresa. Quindi uno, noi facciamo questo servizio come ne facciamo tanti altri, da quelli più semplici, contabilità, buste paga, credito, questa roba qui, noi abbiamo un consorzio Fidi, cosa fa? Dà una garanzia, siamo 10.000 soci dentro questo consorzio, ognuno ha messo una quota, e diamo la garanzia a chi ha bisogno di soldi, perché lei sa benissimo che un microimprenditore non ha grande capacità di contrattazione con la banca. Certo, e quindi certo, noi facciamo queste cose insieme, portiamo utilità alle imprese. Poi è chiaro, sulle grandi questioni facciamo la rappresentanza con la regione, il governo, abbiamo una sede a Bruxelles per stare lì dove si fanno le decisioni, però facciamo anche tanti servizi diretti. Chiudo con un'ultima domanda, le chiedo quali sono le vostre aspettative al momento sul piano regionale e nazionale rispetto, immagino, alle tante istanze che avete inoltrato. Guardi, abbiamo fatto un'indagine, l'ho portata qui a dicembre, su 1700 imprese, a cui abbiamo chiesto alcune cose, per esempio come vedono il 2022. Il 40% lo vede in crescita. Un altro 40% non sa, e una parte lo vede ancora, diciamo, un settore in difficoltà. Io penso che le imprese, poi sulla parte, diciamo, della ripresa, tutti vanno verso la vaccinazione, perché questo è il tema del giorno per far ripartire l'economia. Certo. Noi abbiamo bisogno di istituzioni che siano amiche della comunità economica. Noi abbiamo bisogno di una regione che non ci faccia più, non faccia prendere la polvere alle leggi. Se facciamo dei provvedimenti, questi provvedimenti devono arrivare velocemente ai fruitori. Noi questo chiediamo, quindi una riforma veramente strutturale della burocrazia, che non può essere che noi, che siamo quelli che paghiamo le tasse, piccoli imprenditori, dipendenti, siamo al servizio del pubblico. No, è il pubblico che è al servizio nostro. Allora bisogna invertire questa, diciamo, questo fattore, perché se no non va bene, perché la regione, per esempio sull'artigianato, ha competenze esclusive, lo Stato si è spogliato di questa competenza e con la riforma del titolo quinto della Costituzione l'ha data alla regione. Allora noi è il nostro unico interlocutore, quando ci sediamo noi vogliamo avere a che fare con un'istituzione che ha a cuore il nostro sviluppo, però certo, che faccia cose che siano immediatamente o velocemente fruibili. Più che comprensibile, insomma, credo che sia un difetto non solo abruzzese ma tutto italiano, purtroppo. Sì, poi le regioni purtroppo non funzionano tutte allo stesso modo, no, purtroppo, certo, per noi. Noi abbiamo preso durante la pandemia una legge della regione Lombardia, i ristori, la regione Lombardia l'ha scritto sulla sua legge, i ristori andavano entro 30, è scritto sulla legge, entro 30 giorni dovevano arrivare al parrucchiere, dovevano arrivare all'imprenditore, al fabbro, al falegname, 30 giorni. Qui nessuno, noi tante volte abbiamo detto scrivi la reciprocità sui bandi, tu fai un bando e mi chiedi a me entro 60 giorni di rispondere, tu regione devi prenderti entro 60 giorni che fai uscire la graduatoria, certo, invece no, tutto e gli oneri sono addosso a noi, però non, ci deve essere reciprocità. Assolutamente, anche perché poi questa malsana abitudine crea dei rallentamenti e anche una rende poco credibile l'istituzione in sé, invece bisogna farsi... non va bene questo. No, non va bene, perché lo stesso impegno che si chiede al cittadino, all'imprenditore, va dimostrato
anche di essere in grado di sostenerlo. Sono cose semplici, no? Non è che sono cose complicate. Troppo banali per starne qui a parlare, ma in realtà ci tocca farlo e speriamo che insomma si vada... Arrivi a qualcuno. Alle orecchie giuste, noi lo diciamo sempre, speriamo. Benissimo. Anche perché tutto è un ingranaggio che funzionerebbe, no? In maniera assolutamente migliore e darebbe anche una carica diversa a chi si trova a lavorare, perché altrimenti ci si sgonfia un po'. Detto questo, è stato un piacere davvero interagire con lei, Graziano Di Costanzo, ricordiamo direttore del CNA Abruzzo, torneremo certamente più e più volte sul tema e sull'argomento, ci faccia sapere quando la polvere viene tolta. Siamo i più interessati. Che ce ne accorgeremo avvenga. Quando la vedremo sorridere per strada, sono sicura. Bene. Va bene. Grazie. Adesso grazie a lei, davvero ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo per parlare di ciclismo, recupero anche il direttore Carmine Perantuono. Io sono ciclista. Allora deve restare. Un professionista deve restare a guardare, perché ci andiamo a collegare tra poco con Enrico Giancarli, insomma un po' di pubblicità. Si sorride questa mattina, lo dicevo prima, abbiamo un po' la primavera addosso, si ritorna a parlare di sport emotivamente coinvolgenti per tanti degli ospiti che abbiamo avuto e stiamo avendo in questa stagione. Parliamo di ciclismo, come ci dice in una didascalia che metterei sotto la maglia del nostro direttore Carmine Perantuono. Eccoci qua di nuovo, parliamo di ciclismo, Carmine, lo facciamo con Enrico Giancarli questa mattina. Sì, hai detto benissimo, aria di primavera, perché in realtà la primavera è la stagione in cui torna il grande ciclismo, sì. E il ciclismo si apre solitamente con la classica di primavera, che è la Milano-Sanremo, preceduta però dalla corsa che è la prima vera grande corsa italiana, del calendario italiano, di cui ci parla appunto Enrico Giancarli, in piena primavera. Enrico, proiettiamoci a quella stagione. Infatti è lì che vogliamo andare con la testa, è meglio. Enrico, buongiorno! Buongiorno Paola, buongiorno Carmine, a tema con la maglia rossa, ciao direttore. Buongiorno. Non a caso, nulla è casuale qui, caro Enrico. Io ho la maglia nera perché sono l'ultimo in classifica. Hai capito? Io che maglia ho, in che posto sono della classifica? Maglia rossa, no, io, maglia, classifica. Ma guarda, è un arancione pronto per lunedì questo più che altro, Camiseola amarillo, Giro di Spagna, era una volta, adesso è cambiata. Vero, va benissimo, vero. Siete super informati. Vabbè, allora, lo so, dacci qualche poco... informazione tu però questa mattina. Guarda, vi do io qualche informazione perché in tempo reale stiamo collegati con la Regione Marche, dove si sta svolgendo la presentazione ufficiale della Tirreno Adriatico, che come dicevi giustamente Carmine è la prima mini corsa a tappe italiana che apre la stagione, poi ci sarà chiaramente il Giro d'Italia. È stata ufficializzata 40 secondi fa, quindi andiamo a tempo di record, la frazione abruzzese della prossima Tirreno Adriatico. Si correrà giovedì 10 marzo, partenza suggestiva dalla Cascata delle Marmore, 202 chilometri per arrivare in provincia di Teramo a Bellante, circuito di Bellante da ripetere 3 volte, una salita abbastanza impegnativa e dunque Abruzzo ancora protagonista. Noi Carmine questa tappa l'avevamo già anticipata con le nostre indiscrezioni qualche mese fa, oggi è ufficiale, proprio un minuto fa è stata ufficializzata dalla RCS in conferenza dalle Marche. Si partirà giovedì 10 marzo dalla Cascata delle Marmore, quindi via suggestivo con questa bellezza appunto della Cascata delle Marmore, e si arriverà a Bellante in provincia di Teramo, circuito da ripetere 3 volte che noi con la troupe di Strade d'Abruzzo siamo andati a vedere, era l'8 dicembre, mi ricordo faceva freddissimo Carmine, ci auguriamo che a marzo con l'arrivo della primavera le temperature siano più miti e si possa godere questa splendida giornata di sport. Eccole proprio le immagini con l'amico Ivo Pagliari, con Luigi Di Giosia che fa la mente pensante di questa tappa, il professor Paolo Di Ruscio, siamo andati proprio a Bellante a farla vedere quella frazione, una tappa considerata per finisseur, quindi per i corridori alla Giuliana Alaphilippe, alla Peter Sagan, una tappa che si deciderà proprio sullo strappo finale che porterà in provincia di Teramo a Bellante. Qual è il livello di difficoltà, Enrico? Ma dicevo, un livello di difficoltà non elevato, nel senso che non ci saranno le grandi selezioni che fanno le salite importanti, ma sarà comunque una tappa che premierà un grande campione, perché il classico arrivo, Paola, con gli ultimi chilometri del circuito in salita, quindi
si farà la selezione, arriverà un gruppetto con pochissimi e tra quei pochissimi ci saranno sicuramente i più forti del gruppo. Quest'anno, tra l'altro, lo sto seguendo con voi in presa diretta dall'altro sì. mio monitor, non ci sarà il classico arrivo in salita alla Tirreno Adriatico, ci sarà la tappa di sabato che si concluderà a Carpegna dopo il circuito del Monte Carpegna, che Carmine sicuramente ricorderà bene perché è la montagna dove si allenava Marco Pantani. Non essendoci questo arrivo in salita ed essendo stata posizionata la cronometro il primo giorno e non più nel giorno d'arrivo a San Benedetto del Tronto, magari per la classifica generale potranno essere premiati proprio quei corridori adatti alla tappa di Bellanti, i classici Finisterre. Mi viene il nome di Alaphilippe, mi viene il nome di Peter Sagan. Non ci sarà Wout van Aert quest'anno alla Tirreno Adriatico, ci sarà invece Tadej Pogačar. Farà un po' difficoltà a confermarsi il leader dei due mari, perché lo scorso anno vinse la tappa di Prati di Tivo arrivo in salita, però è un grandissimo campione e sicuramente potrà fare il bis anche quest'anno. Enrico, volevo chiederti, insomma, per l'Abruzzo ancora una volta una vetrina televisiva internazionale di rilievo, ma non sarà l'unica, perché appunto avremo il Giro d'Italia che rinnova questo binomio con tappe che tu hai già rivelato nella loro successione, insomma, ma anche con una presenza molto, molto corposa, insomma, nella nostra regione, che ormai si ripete da anni. Ecco, vogliamo ricordare anche il Giro d'Italia in Abruzzo, che tappe farà la prossima primavera? Assolutamente, parliamo del mese di maggio, Carmine, con l'Abruzzo che sarà protagonista per tre giornate del prossimo Giro d'Italia. Si comincerà con l'arrivo difficilissimo, a mio giudizio, insieme con quello del Fedaia, quindi la Marmolada, l'arrivo più duro di questo Giro d'Italia, ovvero sul Blockhouse, la Maiella che verrà scalata due volte, la prima volta dal versante di Pretoro, quindi il classico passo lanciano, si scenderà a Letto Manopello, si andrà verso Scafa, salita verso San Valentino, da lì bivio per Rocca Morice e si inizierà a salire verso quello che gli amanti del ciclismo amano definire l'inferno, ovvero il Blockhouse dalla versante di Rocca Morice. Salita durissima insieme con il Fedaia, sicuramente la più dura del Giro d'Italia. Si salirà anche a Rocca Raso, in quella frazione che partirà da Isernia, dal Molise, si andrà a Guardia Grele, si farà un po' di entroterra in provincia di Chieti, poi Rocca Montepiano e via a Pretoro per la prima salita verso la Maiella da Passo Lanciano. Il giorno dopo ci sarà il giorno di riposo, quindi i corridori resteranno nel loro giorno di riposo sul lungomare di Pescara. Vi dico che il quartier generale del Giro in quei giorni sarà localizzato nei grandi alberghi di Montesilvano, dove alloggeranno tutte le squadre, quindi sicuramente anche gli appassionati del ciclismo, i cicloamatori che sono tantissimi in Abruzzo, potranno passeggiare quel giorno con i professionisti che andranno a fare la classica sgambata di riposo, due ore per togliere le fatiche del giorno prima. Il giorno successivo poi si ripartirà da Piazza Salotto a Pescara e anche qui grande fascino, e si arriverà nelle Marche a Iesi per la classica tappa dei Muli Marchigiani. Beh, c'ho già il fiatone io a sentire tutte queste tappe. Sono davvero, soprattutto le prime salite, molto suggestive, molto, molto amate anche dagli appassionati di cicloturismo. A tal proposito, Carmine, il tema, il tasto del turismo che può interessare esatto. non appassionati sportivi. Enrico, che giro economico c'è intorno a queste gare? Parliamo anche della Tirreno Adriatico in particolare. Ma sicuramente tanto, Paola, sicuramente tanto, perché comunque io sto ascoltando in sottofondo le parole del direttore del Giro d'Italia e dell'RCS per gli eventi sport, che è Mauro Vegni, che Carmine conosce molto bene, e sottolineava l'importanza della Tirreno Adriatico. Ecco, queste sono proprio le tappe, queste sono proprio le immagini che si riferiscono a Bellante. Siamo proprio sulla salita finale che ci porterà all'arrivo di Bellante. In queste immagini, dicevo, ci sarà la copertura mediatica di tutti i paesi del mondo, e puoi immaginare, Paola, quando una corsa sì. e quindi i relativi marchi, le relative sponsorizzazioni possono essere visti in mondo visione, è chiaro, viene da sé che l'impatto economico che può avere una corsa come la Tirreno Adriatico, e poi a maggior ragione come il Giro d'Italia, sicuramente è importantissima. Quello che io voglio sottolineare è che l'Abruzzo si dimostra ogni anno sempre di più regione di ciclismo, perché il binomio Tirreno Adriatico Giro d'Italia è un binomio che oramai va avanti da tanto, tantissimo tempo, è un binomio che rafforza la nostra regione, è un binomio che quest'anno porterà per quattro giorni, uno alla Tirreno e tre al Giro d'Italia, all'Abruzzo
in vetrina in tutto il mondo, grazie appunto alle riprese in Mondovisione e alla possibilità di far ammirare i nostri territori in tutte le parti, soprattutto poi io direi con la Tirreno Adriatico, l'entroterra della Mano, con il Giro d'Italia abbiamo la montagna della Maiella, la montagna dell'Aquilano con Roccaraso, poi il mare di Pescara e tutta la costa da Pescara fino a Martinsicuro con la tappa che finirà poi a Iesi. Poi Enrico, c'è anche un indotto economico più diretto, perché quando si muove la carovana del Giro d'Italia, non si muove peraltro solo in quei giorni, ma anche in quello precedente e in quello successivo, praticamente per una settimana ci sarà un vantaggio diretto per l'economia dei centri che ospiteranno tutto il mondo rosa, tutta la carovana rosa. Ecco, questo è un aspetto che in pochi riescono a percepire, ma chi vive all'interno del ciclismo capisce, insomma, che c'è davvero una parte di PIL che si genera in quei giorni attorno al Giro. Basta pensare, Carmine, che come ti dicevo poco fa, tutta la carovana, e per carovana non intendo solo i corridori, ma organizzazione, carovana pubblicitaria, motociclisti, staff al seguito, avranno in Abruzzo il loro quartier generale per due notti nei grandi alberghi di Montesilvano, e quindi saranno tutti esauriti, saranno tutti pieni, e quindi chiaramente si muove, diciamo l'economia dell'Abruzzo gira, immaginate quello che può succedere poi quando questa cosa va avanti per tre settimane in tutta Italia, ma anche con l'arrivo della Tirreno Adriatico a Bellante, poi i corridori il giorno successivo ripartiranno dalle vicine Marche, comunque avranno il loro quartier generale in Abruzzo, e quindi ci sarà la possibilità per gli albergatori, i ristoratori di poter sfruttare questo passaggio della Tirreno Adriatico. Io voglio sottolineare una cosa, torno all'aspetto sportivo, Carmine, perché credo che sia molto importante parlando di Tirreno Adriatico. Lo scorso anno la Tirreno Adriatico l'ha vinta Tadej Pogačar, che è il corridore più forte al mondo senza se senza ma nell'ultimo periodo. Tappe sono state vinte da Julian Alaphilippe, da Wout van Aert, da Mathieu van der Poel. A differenza del Giro, dove l'effetto tour è molto forte in una corsa di tre settimane, alla Tirreno Adriatico ci saranno i corridori più forti del mondo, senza se, senza ma. Ci sarà l'abruzzese Giulio Ciccone, anche se il percorso non è proprio adatto a Giulio, ma io credo che in quella settimana in Italia, e quindi dal 7 al 13 marzo, ci sarà l'elite del ciclismo mondiale. Poterlo vedere a Bellante, in quel bel circuito cittadino, perché i corridori transiteranno per tre volte nel centro di Bellante prima dell'arrivo, io credo che sia motivo di grande orgoglio, perché per una giornata intera l'elite del ciclismo mondiale, a cominciare dal campione del mondo Julian Alaphilippe, ma anche il più forte di tutti delle corse a tappe che è Tadej Pogačar, saranno proprio nella nostra regione. Poi ci sarà il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia non avrà i vari Evenepoel, i vari Alaphilippe, i vari Pogačar o Roglic, perché saranno concentrati sul tour, ma ci sarà comunque l'altra elite del ciclismo mondiale. Ci sarà Giulio Ciccone, ci sarà Tom Dumoulin, ci sarà il vincitore del 2019 Richard Carapaz, ma poi la Corsa Rosa, Carmine, si vede anche dalla tua maglia, la Corsa Rosa è la Corsa Rosa in Italia, quindi il Giro d'Italia per chi ama il ciclismo è la corsa più importante del mondo, senza se, senza mai. Enrico, hai messo in calendario il 10 marzo, sì? Sì, il calendario il 10 marzo è stato messo, anche perché sarà una settimana di viaggi quella, perché con il calcio, con il Pescara, poi dovremo andare dopo due giorni ad Olbia in Sardegna, speriamo di lì riprendere un po' di caldo, visto che l'Abruzzo ci ha abituato al fresco, quindi lì andremo a prenderci un po' di caldo. Va bene, noi ti ringraziamo per questo intervento a Rete 8 Matinè. Enrico, buon lavoro, continua a seguire questa presentazione della Tirreno Adriatico. Carmine, tocca prepararsi, perché marzo è dopodomani, se Dio vuole. Ci siamo, noi saremo sempre presenti, Rete 8 ha una grande copertura sul mondo del ciclismo, come sempre, Strade d'Abruzzo, ma anche la trasmissione settimanale curata da Paolo Durante, che segue questo sport, che riprenderà prossimamente proprio con l'avvio della nuova stagione agonistica. Il ciclismo è sempre un po' sfasato rispetto al calcio, adesso sta riposando, però i ciclisti stanno già mettendo in allenamento chilometri nelle loro gambe, quindi li vedremo sfrecciare a primavera. Continuiamo a parlare,
a suo modo marginalmente di sport, perché c'è una notizia sportiva all'interno del tema che andiamo a affrontare. Passiamo da Enrico Giancarli a Giancarlo Alfane, che è il presidente del Cavala. Ci alziamo, lo accogliamo insieme come di consueto per le nostre staffette. Non dimenticare il telefono, Carmine. Il telefono. Benvenuto. Guarda che c'è sulla cover del mio telefono. Guarda lì, Diego Armando Maradona, guarda che link, che assist che ci dà. Eccoci qui, l'avevo lasciato apposta in realtà perché Diego assistesse a questa intervista. Sei sempre perfetto, Carmine, perché di Diego Armando Maradona lateralmente andremo a parlare, c'è una presentazione questa sera, ascoltaci, ti interesserà. Vi saluto, Carmine. E vi ascolto. Ovviamente. Ci vediamo poi per le anticipazioni del TG. Grazie e benvenuto a Giancarlo Alfani, presidente del Cabala, che è questo circolo pescarese che si trova precisamente in via, ricordamelo. Allora, non si trova in verità, perché non è un circolo, è un'associazione. Ti chiedo scusa. No, ma per ti carità. Ti chiedo scusa, però c'è un luogo fisico, no? Allora, noi siamo abituati a pensare al Cabala, almeno noi di Pescara, al circolo di via Ravenna, perché da lì prendiamo le mosse, negli anni Ottanta, che programmava... Sono rimasta lì, io capisci? Esattamente, musica jazz, e abbiamo avuto tantissimi artisti al tempo, e io stesso e tante generazioni di pescaresi sono cresciute praticamente là dentro. Certo. Quindi nel 2010, quando hanno deciso di buttarlo giù per costruirci di fatto poi un palazzo, a me e alcuni amici è venuta l'idea di fare un'associazione. Perché ci sembrava giusto non perdere il nome del Cabala, perché è ricordato da tante generazioni. E da lì in poi abbiamo cominciato a costruire delle programmazioni, quindi di fatto utilizzando più o meno i nostri amici imprenditori, nell'ultimo caso anche la Società del Teatro e della Musica, che è uno degli enti più importanti della città di Pescara, sì. Tutti quanti ci hanno dato una mano dal 2010 che noi programmiamo ogni anno, tolto il 2021 che ahimè è stato infausto per tutti gli eventi. Che te lo dico a fa? Ma nel 2020 abbiamo programmato fino al 5 marzo e fino al 5 marzo abbiamo resistito strenuamente, poi ovviamente abbiamo dovuto cedere. Obbligati, certo. Quindi ricominciamo adesso con una nuova programmazione che si basa appunto su questo. La nostra idea è ricreare quella socialità che c'era al Cabala. Ovviamente siamo cresciuti tutti, quindi la socialità, il modo di socializzare è diverso, quindi oggi socializziamo con una cena concerto, in questo caso una cena spettacolo, perché di fatto è una presentazione di un libro, ma è uno spettacolo che noi mettiamo su e lo facciamo ospitati dal Caffè Letterario Cinque Sensi e dal Museo delle Genti d'Abruzzo in Sala Favetta. Lo dico anche a beneficio bellissimo, di tutti coloro che vorranno essere presenti, è una sala di 400 metri quadri, dove noi siamo stati ben attenti a posizionare pochi posti, nella fattispecie 100, proprio per stare tutti in sicurezza. Di fatto è una cena, quindi saremo tutti seduti e assisteremo a questo spettacolo. Spettacolo, presentazione di un libro che si intitola Ho visto Maradona e dico vero? E a scriverlo è l'ex calciatore Ciro Ferrara, che è atteso questa sera alle 20. Sì. E sarà accompagnato anche da un trio musicale formato da Simona Capozzucco alla voce, Arcangelo Trabucco al pianoforte e Manuel Trabucco ai sassofoni. Questo è quello che accadrà sulla carta. Sì, diciamo che viene montato uno spettacolo vero e proprio. Per cui Ciro interagirà con la band, ovviamente non cantando, chissà. Sappiamo che ha qualche dote, però non gli abbiamo richiesto di cantare, ma semplicemente la band sottolineerà alcuni momenti sia della sua vita, sia della vita di Diego Armando Maradona. Perché tanta della vita di Ciro Ferrara e Diego Armando Maradona è legata alla musica d'Argentina e soprattutto alla musica napoletana, certo. E a quella scena che negli anni Ottanta ha fatto di Napoli la capitale del teatro e della musica, quindi Troisi, La Smorfia, Pino Daniele, e noi li ricorderemo tutti a nostro modo, perché il claim del Cabala è poi l'altra musica, cioè è tutto ciò che non si sente nei circuiti, che io e tante altre persone andiamo a scovare come chicche, grazie anche, ripeto, all'aiuto della Società del Teatro e della Musica e quindi di Lucio Fumo, certo, che è un personaggio che mi piace salutiamo, assolutamente. Salutare e ricordare,
andiamo a scovarci sia nel jazz che nella musica d'autore, che ecco, come in questo caso trasformiamo quella che è una presentazione di un libro in uno spettacolo. Fatemi parlare anche di Remo Firmani, che poi sarà la persona che dialogherà, che poi è il vicepresidente del Cabala, okay, che dialogherà con Ciro e usciranno fuori tantissime aneddoti. Quindi Giancarlo, toglimi una curiosità, questo spettacolo l'avete messo in piedi voi? Cioè non è Ciro Ferrara che si porta, voglio dire, che va in giro per l'Italia a fare, quindi è una data unica? Questa è una data assolutamente unica, cui potremmo dare un seguito, vediamo oggi come esce. Perché, è una data zero, una perché Ciro è una persona che sa stare al gioco tanto, è una persona simpatica, è proprio un napoletano di verace. Quelli, esattamente, sì. È lo stereotipo della napoletanità. Sì. Ecco. In senso talento, positivo, ovviamente. Certo, con tutto il talento che comporta, talento, uno stereotipo. Simpatia del genere. Sì. E intelligenza. E intelligenza. Beh, le aspettative sono alte e veramente tocca dare l'imbocca al lupo, perché è ambizioso come progetto e come serata, ma è giusto perché è una partenza. Quindi una partenza ad alta quota, si è pronti ad affrontare una stagione. C'è qualche cosa a cui state lavorando? Io adesso so che non potrai svelare. Uno ve lo però dico. Farci. Grazie. Ve ne dico uno perché, perché intanto la stagione prosegue per tutti i giovedì a partire dal 10 di febbraio, quindi questa è data unica, ovviamente essendo Ciro Ferrara un telecronista di DAZN, trovare un suo buco è stato veramente complicato e noi lo facciamo solo ed esclusivamente i giovedì, per cui stiamo trasformando da giovedì gnocchi a giovedì cabala. E perlomeno questo è il nostro intento. Cabra e gnocchi, visto che si mangia. Ed è stato sempre di giovedì, dal 2010 che programmiamo, è sempre stato fatto di giovedì, e per cui tutti, almeno gli agenti, chi si rapporta con noi lo sa, e proseguirà per 7 serate. Queste 7 serate vedranno tanti artisti che normalmente si vedono solo esclusivamente nei teatri, perché devo dire abbiamo fatto una bella raccolta di sponsor, tanti amici ci hanno dato una mano e grazie a loro riusciamo ad ospitare persone che, il cui cachet non è compatibile con quello di un locale che ospita massimo 100 persone. Ecco. Certo. Poi può piacere o non piacere, ma noi siamo andati alla ricerca della particolarità. La prima, sempre in linea con la napoletanità, il 10 febbraio è il Tullio d'Episcopo Trio. Oh, dai, bellissimo! Sì, con Dado Moroni e Aldo Zunico, e si chiama Around Pino. Adesso sembra. Ah beh, allora già intuiamo intorno a chi girano. Esatto, una linea di continuità che ci è piaciuta mantenere. Tra l'altro, Tullio doveva essere nostro ospite. Vi svelo un'altra cosa: Tullio doveva essere nostro ospite stasera e fare una sorpresa a Ciro Ferrara. Purtroppo, o meglio, per fortuna per lui, impegni artistici, quindi suonerà stasera a Milano, lo hanno tenuto fuori da questa serata. Però ci sarebbe veramente. Beh, poi lui piaciuto. Ha lavorato con Pino Daniele, quindi insomma. Sì, sì, assolutamente sì, cioè, è proprio Episcopo, titolato, è il batterista storico. È il suo batterista storico, è titolato a portare la sua musica in giro, insomma sarà un bel sentire, fantastico, sì. Poi lui è anche, lasciatelo dire, ma insomma lo saprai, è anche, fa molto spettacolo, è anche una bella macchietta, no? Come dire, quindi farà sicuramente, saprà intrattenere non solo con la musica ma anche verbalmente tutti gli ospiti che accorreranno a queste cene concerto. Vogliamo anche dire il prezzo, così siamo trasparenti e chiari su tutto, e come fare per prenotarsi e partecipare? Stasera qualche posto c'è ancora? Allora, stasera sono rimasti una trentina di posti e capisco anche perché, era un evento dal tutto esaurito, ma ovviamente le persone hanno il giusto timore perché siamo ancora in pieno picco. Ma c'è anche chi magari si sta organizzando per la serata, per cui diamo, incentiviamoli a... Il costo della serata è di 50 euro ed è tutto devoluto in beneficenza, quindi questo mi sento proprio di dirlo, perché tutto dagli artisti, tutto quello che noi incasseremo verrà devoluto alla Fondazione Cannavaro Ferrara. La Fondazione Cannavaro Ferrara è una fondazione di Napoli che aiuta soprattutto i ragazzi napoletani, quindi li aiuta a reinserire, insomma, a diverse attività.
e Ciro Ferrara, che non ha bisogno certo degli incassi del Kabbalah, quando gli abbiamo chiesto di venire a provare questo spettacolo insieme a noi, ci ha chiesto questa, l'unica cosa che ci ha chiesto è di devolvere tutto alla sua fondazione, cosa che noi facciamo con gran piacere e cosa che invito tutti, esatto, chiunque venga sa che al di là che il Kabbalah comunque è un'associazione, quindi non ha scopo di lucro, ma ancor di più questa volta può prenotare, va sul nostro sito nuovocabbala.com, trova la possibilità sia di acquistare subito il biglietto, cosa che io suggerisco perché così evitiamo anche gli assembramenti fatti per l'acquisto, ma può prenotare direttamente con i numeri di telefono che troverà lì, il locale, c'è WhatsApp, insomma c'è tutto per raggiungerci. Basta cercare Kabbalah Pescara, viene fuori? Fuori tutto, comunque nuovocabbala.com. Il costo della cena, ripeto, è 50 euro, le successive cene saranno di 40 euro. Ovviamente è una cena concerto, quindi è un evento, uno spettacolo cui assistere, quindi noi sempre raccomandiamo il massimo silenzio, non è una cena con un intrattenimento musicale, è un evento dove noi e il locale offre anche la cena. Ottimo, mi sembra veramente che ci siano tutti gli ingredienti per una serata da ricordare, speriamo che sia davvero una partenza come la immaginate e noi continueremo a seguirvi, Giancarlo, per cui se volete tornare quando c'è quell'ospite che vi fa piacere, no? Spingere e comunicare, sappiate che volentieri vi diamo spazio, poi se ci porti qualcuno che grazie, te lo dica fare. Se arrivano prima molto volentieri. Lo so, mi rendo conto che spesso arriverà. Arriva l'orario soundcheck, esatto. lo so. So come funzionano certe dinamiche. Però grazie mille, perché l'idea è raggiungere tutti coloro che amano il bello, perché è quello che noi cerchiamo di fare. Noi andiamo alla ricerca un po' del come lo chef stellato va alla ricerca della giusta ricetta, certo. Anche noi stiamo cercando di farlo per offrire a chi piace ovviamente un certo tipo di musica che non è, come la chiamo io, la wallpaper music, cioè la musica che io posso fare ascoltare stirando o sì, facendo le faccende, che è assolutamente bellissimo, però ha un altro... È un sottofondo quello, esattamente, qui si tratta di vivere un evento, come dico io, si tratta in qualche modo di chiudere gli occhi e farsi trasportare. Ma avete mantenuto la matrice jazz che sta dietro al nome Kabbalah o andrete anche oltre? Allora sì, la matrice jazz assolutamente sì, perché Lucio Fumo ne è una garanzia, anzi è quello che mi riporta un po' sui binari ogni tanto. C'è tanto tanto di jazz. Beh, c'è certo, tanto... con Pino Daniele andrete un po' sul blues, ma insomma... Però sarà jazz, comunque. Perché Round Pino, il pianista sarà Dado Moroni, che è un celeberrimo pianista genovese, certo. E sarà molto jazz. Chi vuole già avere qualche preascolto, se va su YouTube e cerca Round Pino di Tullio De Piscopo, già può capire come sarà la matrice. Gran bel sentire. Allora ricordiamo, questa sera alle 20 ho visto Diego e dico ovvero, edito da Cairo, questo è il libro che sarà presentato, un libro, una sorta di libro intervista di Ciro Ferrara con tanta musica di qualità al seguito. Io ringrazio Giancarlo Alfani, in bocca al lupo per questa stagione. Grazie. Io vi ringrazio e ci vediamo stasera. Bene, allora appuntamento dato, adesso ci fermiamo per pochissimo, veramente una breve pausa, giusto il tempo di far accomodare Rosanna Tuteri, che è una funzionaria archeologa di Sabap Chieti Pescara. Dobbiamo parlare di ritrovati partendo da Piazza San Giustino a Chieti, insomma tante le domande, tra poco con noi.
eccoci qui come annunciato a parlare di archeologia. Beh, l'Abruzzo è una terra che scava, trovi tanti tesori. Dico bene, Rosanna Tutteri, benvenuta. Grazie dell'invito. Sì, dici proprio bene, nel senso che l'Abruzzo è una terra di tesori, ma non soltanto di tesori, anche di cose piccole, semplici, però importanti. Importanti. Entriamo tra poco nel merito di questo. Intanto voglio presentarti per bene, perché tu stai lasciando la poltrona, l'hai lasciata di responsabile archeologa della sovrintendenza, sei prossima alla pensione, ma naturalmente da certi argomenti non si va mai in pensione. Per cui ti presento come di dovere, come funzionaria archeologa SABAP Chieti Pescara. SABAP sta per? Sovrintendenza, archeologia, belle arti e paesaggio. Tanta roba per bella. Le province di Chieti e Pescara. Di Chieti e Pescara. Per cui tra poco parleremo dei ritrovati, dei reperti di Chieti, precisamente a San Giustino, che si sta... Insomma, si sta ancora scavando, si trovano davvero, riaffiorano tesori continuamente, ma prima ti vorrei chiedere una fotografia dell'Abruzzo sotto il profilo archeologico, perché tu di scavi, come dicevo, ne hai fatti tanti in tutto l'Abruzzo nella tua lunga carriera, e una piccola fotografia sintetica naturalmente. Allora, più che una fotografia dovremmo parlare di una radiografia sì, dell'Abruzzo, certo. Pensando a quanto c'è ancora nel sottosuolo. Quello però che è emerso, ma soprattutto negli ultimi anni, perché quando sono entrata in sovrintendenza, ma parliamo di una cosetta come circa 40 anni fa, c'erano già delle evidenze importanti, monumentali, io dico straordinarie nel loro genere. C'era già l'area archeologica di Amiternum, il santuario di Ercole Curino, c'erano ancora molte tracce visibili nelle città a continuità di vita, come Teramo, Chieti appunto, Sulmona. Ma mancava però quell'atteggiamento di cura, di tutela diffusa, che invece ha caratterizzato gli ultimi anni di lavoro della sovrintendenza. Non dimentichiamo che la sovrintendenza all'inizio era solo archeologica ed aveva competenza su tutto l'Abruzzo. Quindi da Chieti, dove era la sede centrale dai tempi di Cianfarani, e lavorava appunto su tutto l'Abruzzo, ma con questo atteggiamento di cura e di tutela uniforme, nel senso che le grandi trasformazioni venivano seguite, ma veniva anche intercettato il piccolo reperto che veniva casualmente alla luce per qualche occasione diversa dallo scavo archeologico. Insomma, c'è stato questo atteggiamento di tutela e di ricerca soprattutto, sì. Perché la sovrintendenza... Ma perché parli al passato? Non c'è più? No, assolutamente, okay. Dicevo, c'è già questo presupposto, okay. Che è la base fondante dell'attività, certo, di oggi, certo. Ed oggi con una nuova legislazione, un'attenzione mirata, pensiamo soltanto alla legislazione che riguarda l'archeologia preventiva, per cui per legge ogni intervento, certo, pubblico deve essere preceduto da indagini o almeno da ricerche di tipo archeologico, insomma questa attitudine a scoprire le cose abruzzesi si è diciamo sistematizzata, è diventata un impegno quotidiano. La infatti quando parlavi di poltrona, sì, dico quale poltrona io? Non mi sono mai seduta. No, diciamo, abbiamo tutti una sede naturalmente, però il lavoro, sì, che si fa è soprattutto sul territorio. Senti Rosanna, ma perché poi c'è stata l'esigenza di dividere, no? Chieti Pescara? Prima era, ti ho ascoltata, sì, parlare, sì, parlavi di Abruzzo, sì, quindi sì, c'era, sì, una visione. Allora, insieme. Se mi chiedi qual è l'esigenza, ti devo rispondere che non la conosco. Okay. Nel senso, posso dire adesso dall'alto della mia veneranda età che questa situazione la stiamo subendo. Ci sono indirizzi ministeriali di cui noi vediamo gli effetti, non sempre positivi purtroppo, okay, e che però hanno man mano spacchettato sia le competenze che il territorio. Ad esempio la prima grande, io la chiamo ferita, però può essere che le nuove generazioni che sono cresciute in questo contesto la valutino come una cosa positiva. Quindi non ho nessuna pretesa di dire che una cosa è positiva o negativa. Per me, che ho vissuto un'altra epoca,
vivere la separazione tra tutela e valorizzazione, cioè tra ricerca e lavoro sul territorio, dalla valorizzazione, che è quella che poi si fa nei musei, nei grandi monumenti, eccetera, con l'istituzione della direzione dei musei d'Abruzzo, e insomma è stata uno shock, perché certo. Abbiamo sempre lavorato in modo che dalle ricerche venissero fuori gli scavi, dagli scavi le cose belle, o un'area archeologica, io stessa. Certo, la valorizzazione, sì, di queste aree archeologiche o materiali dentro i musei, e quindi sistemazione di musei come a Chieti la Civitella, come Villa Frigeri, per non andare troppo lontano, che hanno davvero restituito in termini di storia e di narrazione quello che gli archeologi avevano trovato, avevano cercato e avevano capito, naturalmente. Separare queste cose non mi è proprio chiaro. Cioè, nella tua testa però non sono separate, perché no, io credo che dopo tanti anni non puoi separarle. Quindi l'Abruzzo è nel suo insieme. E senti, sotto il profilo archeologico, secondo te qual è l'area più preziosa del nostro Abruzzo? Allora, è come dire a una mamma, io non sono mamma delle aree archeologiche naturalmente, però ci ho lavorato dall'inizio, quale figlio preferisci? Non è possibile. Ci sono però delle realtà straordinarie, io uso questo termine poche volte, però ce ne sono alcune. Ad esempio, le due maggiori, Alba Fucens nella Marsica e Amiternum nell'Aquilano, nel territorio aquilano. Io in particolare ho lavorato molto ad Amiternum, abbiamo fatto scavi recenti, tra poco uscirà un volume con il resoconto di questi scavi, che è un impegno notevolissimo dopo lo scavo, tradurre queste cose in parole, in immagini. E quindi Amiterno e Alba Fucens sono, diciamo, i punti che attraggono anche più turisti, naturalmente, sono dei punti di valorizzazione che non a caso adesso sono passati alla direzione musei, però sono stati sottratti al lavoro delle soprintendenze che le hanno create, che le hanno manutenute, che le hanno valorizzate, alla direzione musei, e quell'ente che adesso si occupa dei musei come Villa Frigeri e la Civitella qui a Chieti, e tra un po' si occuperà anche delle aree archeologiche di Chieti, come i Tempietti, le Terme, il Teatro, eccetera. Poi ci sono tantissime altre realtà in Abruzzo, ad esempio c'è Juvanum nel comune di Monte Nero Domo, proprio incastonata alle pendici della Maiella, che è qualcosa di straordinario, è una città antica che non ti aspetti. Tu cammini per la strada, insomma percorrendo i paesaggi montani, e di colpo ti appare questa visione di muri, di ambienti, di una piazza enorme, con un'acropoli, con dei templi, un piccolo teatro che è un gioiello. Ecco, dire Juvanum agli abruzzesi purtroppo è dire poco. E questo è brutto, ma perché la comunicazione nell'ambito archeologico non funziona, Rosanna? Il problema è questo, che ci sono competenze diverse. Un archeologo dovrebbe anche saper raccontare, dovrebbe saperlo fare, poterlo fare, ma ci vuole tempo, ci vogliono appunto qualità che non sono innate. Ma quello è un altro lavoro, poi pubblicizzare, rendere noti, diciamo diffondere la realtà. Ma dovrebbe far parte, come dire, dell'orgoglio, no? Dell'orgoglio, certo, di una regione nel dire, certo, è riaffiorata questa perla, questo tesoro. Ci sono competenze diverse. Dovrebbe esserci una sinergia, no? Si dice adesso, tra varie competenze, per fare in modo che il lavoro degli archeologi, che è, diciamo, intricato, complesso, articolato, matto e disperatissimo, dico io, però abbia poi un seguito da parte di chi? Della pubblicità, della divulgazione e anche della valorizzazione, ma in termini, diciamo, di conoscenza sulla stampa, adesso come state facendo voi, abbia naturalmente degli interpreti qualificati. Certo, ma noi scusa, non possiamo fare una tutto. Banalissima curiosità, ma la sovrintendenza è fornita di un ufficio stampa o no? Sì, ma c'è una sola persona,
c'è una sola persona all'ufficio stampa, anche lui andrà tra poco in pensione. Beh. E quindi, ma quello che è successo nel nostro ministero, che oltre allo spacchettamento territoriale, hanno diviso in due il territorio delle soprintendenze, appunto, tra L'Aquila, Teramo e Chieti Pescara, e però le risorse sono quelle, non ci sono nuovi ingressi, diciamo. Anzi, noi archeologi siamo fortunati perché qualche giovane archeologo finalmente è nella nostra soprintendenza, come in quella dell'Aquila. Quindi qualche cosa, però non c'è questo ricambio. Bisogna investire un po' di più. Sì, dai, abbiamo capito. Senti, ci porti a San Giustino, a Chieti, in questa piazza meravigliosa dove ci sono stati dei rinvenimenti, ce li riassumi e soprattutto ci fai capire il valore storico? Sì, il valore storico è incommensurabile, nel senso è il valore di uno spaccato della città che dai giorni nostri arriva a prima della fase romana, con gli ultimi ritrovamenti. Quindi sono 2500 anni che si trovano tutti concentrati in un posto. Wow. Naturalmente concentrare in un posto tutti questi anni è un problema anche di spazio, perché il tempo è anche una questione di spazio, cioè tutti gli eventi, tutte le vicissitudini che questo luogo ha vissuto in questi due millenni e mezzo sono rappresentati da terra, sono rappresentati da frammenti, strati di terra, appunto. E interpretare gli strati di terra, interpretare i reperti che in questi strati sono contenuti e metterli in relazione a quello che resta delle murature, cioè delle evidenze macroscopiche, dei mosaici, eccetera, e questo è il lavoro dell'archeologo, ma è questo lo spessore che chiedevi tu della storia di questo posto. Naturalmente non è tutta la città che appare a San Giustino, è questa porzione di Colle Gallo, come veniva chiamato, però è un indizio indiretto di quello che succedeva nella vicina città romana o nell'insediamento preromano che noi abbiamo conosciuto. Poi, certo, che poi Chieti è una... veramente un museo a cielo aperto, è un gioiello, certo. No? Un gioiello abruzzese. Ma toglimi una curiosità, lì, se non sbaglio, si iniziò a scavare non certo per cercare... Quale fu il motivo? Qual allora, è stato il motivo? È quello che dicevamo prima, cioè l'archeologia preventiva. Ah, okay. C'è un decreto che impone le ricerche archeologiche preliminari rispetto alla trasformazione di un territorio per le opere pubbliche. E noi siamo stati a Piazza San Giustino proprio perché questo progetto di riqualificazione della piazza doveva avere inizio. Ok, quindi c'era un progetto di riqualificazione, certo. Ma naturalmente prima di toccare qualcosa ci voleva una visione, sì, preventiva. Certo, su, no? Che cosa andavamo su che poi cosa si andava intervenire. A toccare. E da lì avete capito subito che allora, sotto ci sarebbe stato un tesoro, o è stata una sorpresa anche per voi? Sapevamo che c'era. Sapevamo perché in una città così pluristratificata, come si dice, cioè, delle città che vivono millenni, era naturale che ci fossero fasi preesistenti. Ma poi c'era stato uno studio di Maria Diorio per la relazione preliminare allo studio progettuale, insomma. E quindi conoscevamo la presenza di murature, di mosaici che nell'Ottocento lo stesso Vincenzo Zecca aveva portato alla luce scavando una grande cisterna nel centro della, più o meno nel centro della piazza. Quindi c'erano anche notizie dirette di queste preesistenze. Il problema era però fare un'indagine archeologica preventiva canonica. Non era possibile, perché lavorare su tutta la piazza per cercare dove poter sistemare vari allestimenti che il progetto nuovo prevedeva significava scavarla tutta e quindi comunque comprometterne l'utilizzo da parte della città per un tempo doppio rispetto a quello che avrebbero impiegato gli scavi, certo, a tenerla inagibile. Quindi abbiamo pensato che invece che preventiva l'archeologia poteva essere contemporanea alla realizzazione del progetto, ma sempre preventiva alle varie fasi di scavo e di costruzione dei manufatti che volevano insediare nella città. Quindi noi lavoriamo con l'impresa, che è l'impresa Giulisa, sì,
Bravissimo, il signor, il geometra Pietro Cicchi, Cimmino, che veramente, se non ci fosse stato lui, credo che la nostra vita sarebbe stata più difficile, ma io volevo citare, un po' posso, per ma favore, certo, volevo citare vai, tutti, Rosanna, tutti. Vai, naturalmente vai. C'è la soprintendente che vigila e tra l'altro ringrazio perché non è stata mai un dirigente che ha invaso il campo di competenza prettamente archeologico, comunque ha seguito, ha dato le sue indicazioni e è sempre stata molto disponibile. Poi naturalmente ci sono, c'è la mia nuova giovane collega Anna Dionisio che spero cominci, ha cominciato a seguire le vicende di Piazza San Giustino, e poi ci sono gli archeologi sul campo che sono Lorenzo Serafino Ferreri e sono Miguel Davide e poi, che sono tutti i giorni lì, poi ci vengono a, diciamo, a dare una mano Maria Diorio e Paola Riccitelli. Sono e una, poi, bella squadra. Una bella squadra. Una bella squadra, con la restauratrice Isabella Pierigè e adesso anche con l'Università di Chieti per quanto riguarda lo studio della signora che abbiamo rinvenuto a Piazza San Giustino. Oh, e lì ti voglio, abbiamo fatto vedere anche nostra un'immagine. E di chi si tratta? Allora, è una venere, cos'è? No, sembra. No, è una signora, è una donna, una donna che tra il IV e il III secolo avanti Cristo è stata sepolta in una condizione, diciamo, privilegiata. Ah, no, ma cioè, tu stai parlando delle ossa ritrovate? Sì, ah, sì. Scusami, no, no, io mi stavo soffermando, invece ho visto quel capo, è stato ritrovato, no? Ah, ho visto un'immagine, testina, ah, io la testa. Non l'ho seguita, la testina di Venere. Eccola qui. È una venere? Ah, sì, sì, sì. Ah, bene, no, perché sennò sembra che stavo... No, 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 no. Okay. Lei l'abbiamo, cioè, l'abbiamo trovata l'anno scorso e quindi è diventata anche simbolo del comune di Chieti, stilizzata. È una bella scoperta, nel senso che dà l'idea di quanta bellezza, cavoli, di quanta cura, sì, di quanta... E che tesoro davvero c'è, sì, lì sotto. Ci fosse a Chieti 2000 anni fa. E dicevi, sì, quindi anche delle ossa? Vieni, sì, alla adesso signora. La, sì, una sepoltura, dicevo, di IV-III secolo, quindi di età ellenistica, una signora sepolta con ogni diciamo riguardo, soprattutto in relazione alla grandezza della sepoltura, che è un po' più grande di quelle che siamo abituati a trovare nelle necropoli di questo periodo, ed è dotata di un corredo funerario straordinario. Ci sono bacili di bronzo, ci sono ceramiche a vernice nera, ma anche più antiche, sovradipinte, e tutti questi contenitori contengono qualcosa che dovremmo analizzare per capire quali fossero le offerte anche di cibo che venivano poste nella sepoltura. E dicevo, la signora non sappiamo ancora, ci vorranno poi gli studi antropologici, paleopatologici, per capire che età avesse, perché fosse morta, eccetera. Però l'idea è quella di una società che in quel periodo, prima che Teate fosse municipio romano, lo sarà solo dal primo secolo avanti Cristo, era già strutturata, era una società ricca, colta, che si avvaleva di traffici, di scambi commerciali con l'Etruria, con la Puglia, grazie appunto alla transumanza. Insomma, era la Teate pre-Teate, cioè la città più antica, sì, l'insediamento, sì, più antico, sì, già collocato al centro di un sistema di relazioni non soltanto locali. Questa società marucina si va rivelando per essere all'altezza delle altre realtà dei popoli italici che noi pensiamo più ricchi, più relazionati con gli altri. Assolutamente no. Quello che viene fuori da queste indagini condotte, la domanda che mi faceva all'inizio, sì, è di un Abruzzo ricco, partecipe della civiltà di tutta l'Italia centrale di quel tempo e per vario tempo. Se l'Abruzzo poi viene indicato come più in là che Abruzzi, per dire una cosa fuori dalla realtà, sì, a quei tempi la realtà era anche l'Abruzzo, grazie, certo, poi alle percorrenze viarie che lo attraversavano. Rosanna, pensiamo ai cittadini di Chieti, il destino di questa piazza, soprattutto i tempi, quando finiranno questi, allora, scavi, noi, che ne sarà di Piazza San Giustino? Allora, noi stiamo completando le indagini archeologiche, nel senso che siamo nella fase conclusiva. Ci siamo riservati un'ultima area piccola per un'indagine molto approfondita, perché ci sembra che valga la pena di analizzare in maniera sistematica questa zona, che si trova proprio di fronte all'ingresso della cattedrale.
E quindi ci avviamo alla conclusione, che non è la conclusione degli studi e delle ricerche, che quelli ci impegneranno, io spero, anche dopo la pensione, perché questa è la mia vita, diciamo. Cioè. Però dopo questi scavi e dopo aver verificato che tutto quello che si trova sono frammenti di storie, sono frammenti di edifici, è veramente una realtà molto stratificata, con tante cesure, con tante soluzioni della continuità che noi andiamo indagando, ed è difficile mostrare, per quello che finora abbiamo portato alla luce, qualcosa di senso compiuto. Nel senso che è difficile capire che una domus è stata tagliata da una cisterna, che è stata tagliata da un altro muro, che è stato poi distrutto, che è stato usato poi come necropoli e che poi è stato rinterrato. Insomma, vedere queste cose non è tanto difficile, cioè è veramente difficile, ma comprenderle. Per cui io penso che un debito che noi abbiamo verso la storia è rispettarla, cioè, certo, un impegno. Assolutamente, se anche valorizzarla. Io dico sempre, se Chieti ci ha messo 2000 anni a fare di Colle Gallo una piazza che servisse alla città, che servisse ai cittadini, come luogo di incontro, come luogo di pensiero anche. Chi siamo noi per dire che quella cosa non deve essere più una piazza? E quindi la piazza sarà. Che ci siano dei vetri che facciano vedere, lo vediamo a Largo Barbella, non è che quello, certo, è l'importante. Non ostacolerà. L'importante è raccontarla questa storia e poter avere a disposizione dei locali, come il Comune sta predisponendo, per creare uno spazio di narrazione di queste storie, forse è la cosa più importante. Beh, sì, certo, io lo chiamo il museo della piazza, non sarà un museo, sarà un centro di documentazione, ma dove la testina di Venere, dove la sepoltura ellenistica, dove tutti gli altri oggetti che abbiamo rinvenuto siano esposti con una sequenza logica e con una narrazione, io oserei dire accattivante, certo. Forse è la cosa migliore. Sì. Direi di sì, a occhio e croce sì. Speriamo. Senti Rosanna, tu che hai il polso di tutto l'Abruzzo storicamente inteso, ho una domanda per te che spero non ti metta in difficoltà. Nel senso, noi pescaresi siamo abituati a pensare alla città di Pescara, una città moderna, ma davvero sotto i piedi non abbiamo tanta storia? Ma forse non l'abbiamo cercata finora, la storia di Pescara, nel senso che già il mosaico con gli elementi marini, no? Quelli che si pensava di portar via dal posto di ritrovamento per portarli nel museo delle genti d'Abruzzo, e già adesso l'area di Rampigna che rivela delle preesistenze importanti. Però io dico, sicuramente Ostia Terni era il porto dei Marrucini, dei Vestini, ma addirittura era il porto anche dei Peligni, secondo le fonti. Quindi aveva un'importanza strategica eccezionale. Non è possibile che non ci siano ancora tracce di età romana. Però non dobbiamo fissare l'attenzione a questo periodo, perché l'archeologia è solo la fase romana. No, quella magari è la più evidente, ci sono mosaici, eccetera. Certo. Però c'è tutta la fase successiva di Pescara che va indagata, va studiata, perché è diventata uno dei porti più importanti dell'Adriatico. Gli Epineia, cioè gli approdi già dei greci e diciamo in epoca italica esistevano, Ortona ad esempio, ma Pescara aveva un fiume che diciamo conduceva al mare e dal mare conduceva poi all'interno, quindi era un posto straordinario. Le dobbiamo cercare le cose per trovarle, dobbiamo invece avere la volontà. E invece si è un punto fermo, non la senti questa volontà di ricerca o ci sono altri problemi al di là della volontà? No, devo confessare che non mi occupo proprio di Pescara e quindi e dei discorsi che facciamo in ufficio, che insomma riesco a capire da quello che leggo, eccetera, ma non credo che ci siano problemi, ci vuole solo la volontà di farlo. Naturalmente occorrono le risorse, ma queste sono le scelte politiche, certo, nelle quali noi possibilmente non entriamo se non per le motivazioni di carattere culturale che potrebbero avere. E però è una sinergia, ripeto, tra politica, tra i tecnici, tra anche i cittadini che magari fanno opinione, che, certo, bisogna coagulare intorno a un progetto, intorno a più progetti,
Ma se questi progetti hanno un carattere, come ripeto, di tipo culturale, di diciamo di presa di coscienza di quello che siamo stati per essere consapevoli di quello che potremmo essere oggi, beh, insomma, anche l'apporto archeologico della storia, certo, assolutamente. Senti, ti sto per lasciare andare un'ultima curiosità: musei archeologici, come siamo messi in Abruzzo e quali consigli? Quali sono imperdibili secondo te? Allora, io ho lavorato per tanto tempo anche presso il Museo di Villa Frigeri, ho con Maria Ruggeri allestito, con i miei colleghi, quello che adesso vediamo essere il Museo di Villa Frigeri, quindi abbiamo rinnovato l'allestimento. E dietro il museo c'è un lavoro enorme che parte dal territorio. Il fatto che adesso questi musei importantissimi, Villa Frigeri per un verso, perché è il Museo Nazionale d'Abruzzo, e il Museo della Civitella, perché è il Museo di Chieti, è il Museo della città, di Teate e del suo territorio, questi musei siano in effetti staccati dalle nuove ricerche che fa la soprintendenza, è un problema reale, proprio di separazione di una storia che parte, come dicevo, dalla scoperta del reperto e arriva alla musealizzazione, proprio per raccontare la storia di quel reperto e di quello del contesto che c'era intorno. Io non so dare consigli assolutamente, soprattutto adesso che guardo la mia carriera anche con molta benevolenza, devo dire, ma soprattutto mi rendo conto dei tanti errori che sono stati fatti, che ho fatto, e quindi insomma non mi permetto assolutamente di dare consigli. Però, visto che siamo separati, una maggior collaborazione tra soprintendenza e direzione museali, secondo me, è di vitale importanza. È fondamentale. Stiamo vedendo anche delle copertine dei tuoi libri. Magari adesso con la pensione, Rosanna, avrai più tempo per scrivere libri e mettere le tue memorie nero su bianco. Sì, ci penso naturalmente. Anche per quello, però, ci vuole tempo, ci vuole passione, quella non mi manca. Però mi rendo anche conto che a una certa età uno poi comincia anche... Beh, ho capito, bisogna, come dire, cioè, hai un'esperienza che va messa anche al servizio della memoria abruzzese, volendo. No, per questo mi sono obbligata e ho obbligato anche dei miei amici archeologi più giovani, naturalmente, li ho costretti a pubblicare, ad esempio, tutto quello che è venuto fuori dalla città dell'Aquila dopo il terremoto. Ecco. Lì è stato un impegno notevole, perché lavorare come archeologi in una città che viene ricostruita è un segno d'amore grandissimo per la città, ma è anche un impegno pesantissimo che ci siamo sobbarcati, e devo dire la restituzione in termini di racconto attraverso il libro è stata doverosa. Adesso io la vedo come una fatica ripagata, perché tutti chiedono, insomma, sono contenti di avere notizie. A quei tempi però era veramente difficile, quindi vorrei scrivere, però non so, vero? Vabbè, noi lo speriamo. Grazie. di leggere ciò che hai visto, le bellezze dell'Abruzzo in sottofondo. E ti ringraziamo, Rosanna Tuteri, per essere stata con noi. Grazie a voi davvero e buon lavoro. Grazie. Adesso andiamo a prendere i consigli della spesa dalla nostra Jennifer, e poi lo sapete giovedì. Questo vuol dire che stiamo per accogliere con il solito sorriso il nostro Vincenzo D'Aquino, direttore artistico del FLA, che per buona abitudine non viene mai da solo. Allora vediamo da chi si è fatto accompagnare questo giovedì. Buongiorno Rete 8 Matinée, quella di oggi è una cucina tutta al femminile che torna a celebrare Sua Maestà la tradizione con un piatto tipico della cultura contadina. Oggi in puntata, insieme alla nostra Marta Di Marco Berardino, realizzeremo la fracchiata, questo piatto gustosissimo, perfetto per questa stagione invernale, per cui non vi resta che comprare della farina di cicerchia e del peperone dolce secco. Oggi vi insegneremo come fare una fracchiata a prova di chef. Tradizione, semplicità, passione, identità, emozione, tempo, pazienza e amore sono questi gli ingredienti di Chef in Cucina. Vi aspetto tutti i giorni su Rete 8 insieme ai cuochi abruzzesi. Thank you.
I fatti e le opinioni, un programma di Carmine Perantuono. Il settimanale che racconta i fatti e confronta le opinioni su politica, cronaca, economia e attualità. Eccoci qui, questi gli appuntamenti di Rete 8, ma adesso tocca stare sul qui e ora, e il giovedì, lo sapete, abbiamo così una presenza ormai che dire endemica, è diventata parte del nostro DNA. Ma io che presentazioni ti faccio, Vincenzo D'Aquino? Io me le devo registrare, vero? Tutte, le metto sul curriculum. Io le devo, Paola, smentire tutte. Però una cosa buona ce l'hai, Vincenzo. Gli ospiti che porto. Bravo, lo so. Vedi come mi capisci. Tu mi hai preso solo per i miei ospiti. Me la presenti tu, la bellissima ospite che hai portato Giovanna quest'oggi? Giovanna Di Lello, che come sempre ti porto ospiti che facciamo fatica a incasellare, no? Vero. Perché fanno tante cose. Giovanna Di Lello è un'insegnante, è una giornalista, è una documentarista. Io però qui oggi la porto come direttrice artistica di un festival, che è uno dei festival. La concorrenza. Siamo amici, la concorrenza festival. Del sicuramente è un'eccellenza all'interno dei festival letterari, non solo abruzzesi ma direi nazionali, che è il John Fante Festival, che si fa a Torricella Peligna e che quest'anno nel 2022 festeggerà la 17ª edizione. Giovanna. Esattamente, esattamente. Benvenuta, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ma complimenti. Grazie, veramente. Sei molto gentile. Ma complimenti a te per questo ambizioso progetto che va avanti da 17 anni. Ma la prima domanda è: ma come conosci questo Losco Figuro? Per quale vie? Ovviamente quelle della letteratura, immagino. Certo, ecco. Sì, perché comunque noi comunque collaboriamo, sì, abbiamo, sì, collaborato in questi anni. Siamo per fortuna in controtendenza, amici, quindi operatori culturali, ma che si stimano, che sì, una concorrenza, perché sana. Bisogna essere così, sì. Questo è un nuovo approccio alla cultura in Abruzzo, bisogna collaborare, fare rete, e appunto l'abbiamo fatto già sin dall'inizio, sì. Ospitando sia anche Giovanni Diacono, sì, al nostro festival, e anche Vincenzo, e viceversa io presentato degli autori al suo festival, anche un mio libro. Anche un libro, facciamolo vedere subito, eccolo, dai, qui, che questa, ce l'abbiamo fresco fresco, presentato, sì, quest'anno. Questo è dalla parte di John Fante, appunto una raccolta di saggi e testimonianze su appunto John Fante. Che lo ricordiamo, scrittore e sceneggiatore statunitense, qui è dedicato d'origine a questo festival. Esatto, sì. E di tutti autori che sono passati per il John Fante Festival di Torricella Peligna. Ah, ecco, vedi qua. Che bello. Quindi questo, sì, per i 15 anni del festival. Quindi ma due, Giovanna, anni fa. Andiamo un attimo, poi, sì, andiamo a scavare sugli altri volumi che hai portato, ma andiamo un po' all'origine. Com'è che nasce in Abruzzo un festival dedicato a John Fante? Tutta colpa sua. L'hai fondato tu, ne sei la responsabile principale. Allora, io insieme a tutta la comunità di Torricella Peligna, allora John Fante, come molti sanno, scrive, lui è nato nel 1909 nel Colorado, a Denver, e poi si sposta in California per scrivere, quindi lui scrive negli anni 20, 30, 40, arriva fino agli anni 70, nell'83, nell'82 scrive il suo ultimo romanzo, e però, sì, nei primi anni, apprezzato dalla critica, cade nel dimenticatoio, viene, quindi fa solo sceneggiature per Hollywood, poi viene riscoperto da Bukowski a fine anni 80, diciamo così, metà anni, no scusate, fine anni 70, inizio degli, okay, anni 80, e grazie appunto a Bukowski viene anche tradotto in Europa, in particolare in Francia e in Italia, siamo quindi a fine anni 80, inizio anni 90, ed è riscoperto anche in Abruzzo, insomma tutti, insomma, gli abruzzesi, i torricellani, che sono gli abitanti di Torricella, scoprono, vedono, esiste questo autore che è originario di Torricella Peligna, perché lui poi cita, ecco, Torricella, questo è il link, aspettavo, ero lì ad ascoltare, sì, no, la storia, per dire, sì, negli Abruzzo, Torricella, dov'è? C'è. È originario. Allora, il padre di John Fante è nato a Torricella Peligna, lui emigra nel 1901 negli Stati Uniti, e poi si sposta appunto
si sposta proprio in nel Colorado, scusate, ed è, però lì c'era già il nonno di John Fante, quindi il padre di Nick Fante, che era un muratore, che emigra giovane, c'era già il padre emigrato nel 1886. Quindi in realtà... Quindi Fante è un cognome abruzzese? Fante è un cognome di Torricella Peligna e dei dintorni, in sostanza. E ci sono ancora i Fante? A Torricella Peligna non più, a Colli di Mezzo sì, che è il paese mio d'origine, infatti mia nonna si chiamava Dorina Fante, per dire che c'è... Buona non... la carne. La carne, no, pensavo. C'è una passione. L'Abruzzo mi richiama, ogni tanto mi richiama, so. Ci sono dei link enogastronomici che mi partono così, non li gestisco, capito il punto? Sento però e poi mi parte, buona la carne da quelle parti, vabbè, dicevamo sì, quindi. Sì, sì. E quindi, no, questo, allora, quindi c'era già un interesse, questo per dire, negli anni 90, a Torricella verso questo autore, comunque c'erano dei gruppi di lettura a Torricella in questo piccolo paese, oggi di 1400 abitanti. Poi ho realizzato il mio documentario su Fante, che fu il primo su John Fante in Italia. Ma te cos'è che ha colpito di lui? Ora, al di là delle origini che quindi ti hanno portato a sentirti, come dire, familiare questo nome, ma, allora, per sì. arrivare a tanto, a dedicargli certo, tanta... Certo, tanto allora impegno. Ti dico, dopo che... la materia, cioè la sua scrittura, io sono stata colpita appunto dalla sua ironia, dal modo in cui lui elaborava la materia dell'emigrazione. Lui non è solo non è uno scrittore dell'emigrazione, però usa la sua biografia per intrecciare delle storie commoventi, importanti, che hanno come un narrante, un giovane, ma che parla della sua origine italiana, no? Abruzzese. E questa autenticità nel racconto di autore di seconda, terza generazione, lui potremmo considerare di terza generazione, perché già il nonno era emigrato lì e la madre era comunque nata, di John Fante era nata negli Stati Uniti. Però ecco, questo rapporto distaccato è comunque di riflessione su che cos'è l'emigrazione, su che cos'è vuol dire essere figlio di seconda e terza generazione, mi ha toccato tantissimo, perché io stessa sono figlia di emigrati, io sono nata all'estero, cresciuta in Svizzera, e quindi questo intreccio di cognome che mi era familiare, materia che comunque insomma, mi coinvolgeva direttamente. Sì, ti è arrivato nel vivo. Sì, 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 poi è un grande scrittore a livello stilistico, è davvero... molto importante, e per fortuna adesso è rivalutato anche a livello accademico, cosa che sì. Sì, è importante certamente. Sì. E il festival, cioè qual è stata la spinta, la ricordi, perché dobbiamo andare indietro di 17 anni, sì. La spinta che ti ha fatto dire un festival dedicato a lui e come impostarlo? Allora guarda, ti dico, io appunto avevo realizzato questo documentario su John Fante nel 2003 tra Los Angeles e Torricella Peligna appunto, e lì parlando con i sindaci, comunque loro avevano intenzione di realizzare qualcosa di formale, strutturato su Fante. Nel 2006 abbiamo dato vita insieme, io ho portato quest'idea del festival più conviviale, come quello anche di Vincenzo, e loro lo hanno accettato, questa impostazione proprio tra ricerca e convivialità, e è nato così. Proprio da un'esigenza del territorio, quindi della comunità locale, dell'ente locale, e una mia competenza, perché io avevo comunque tanti contatti, io avevo intervistato tutti i figli, addirittura la moglie di Fante, l'ultimo fratello, Capossela, Sandro Veronesi, Piero Pelù, insomma avevo veramente una rete fantiana. E per questo comunque mi hanno chiesto infatti, queste fotografie stiamo vedendo. Poi loro sono tornati, qui vediamo Capossela, vediamo Vinicio, anche... Vinicio Capossela. E sono tornati al Quella festival. Sei tu, giusto? Sì, sono io, sì. Stava dicendo qualcosa, ti me lo ricordo. E quindi avendo avuto questa rete, poi una grande passione veramente per questo autore. E quindi poi è bello quando poi la passione si tramuta, no, vero Vincenzo? Allora, tu che sei un'appassionata di musica, lo sapevi per esempio che Capossela era uno straordinario fan di John Fante? Sapevo che era un fan, che era uno straordinario fan, no.
Cioè, sapevo che tra i nomi, no, Tom Waits, John Fante, si nominano sempre gli stessi, no, nella biografia di Rapossella. No? Sì, è stato più volte a Torricella Peligna, c'è anche nel libro, due volte a Torricella Peligna, anzi il primo anno, il 2006, c'era proprio lui come ospite speciale, per dire, sin dal primo anno è venuto a Torricella. Poi lui, devo dire, ha contribuito a divulgare l'opera di Fante con dei reading che ha fatto con Cinaschi negli anni, a fine anni 90, e quindi davvero grazie a lui, lui sarà stato felice, no, di questo palco dedicato poi annualmente, sì, alla memoria, perché poi così si tiene accesa anche una parte importante della nostra abruzzesità, che sì, è in giro per il mondo, e ce ne sono tantissimi di abruzzesi che hanno scritto la storia in giro per il mondo. Quando si tiene questo festival, Giovanni? Allora, il festival si tiene sempre l'ultimo weekend, il penultimo weekend di agosto a Torricella Peligna, quest'anno dal 19 al 22 agosto, ricordiamo, Torricella Peligna è vicino a Montenero Domo, vicino a Juvanum, di cui parlava la direttrice, quella zona appunto l'Abruzzo del sud, diciamo, meridionale, in montagna, quindi a 900 metri, a due passi da Juvanum, quindi davvero una zona da scoprire. Poi agosto sempre all'aperto, immagino, è tutto all'aperto, scenari... sì. Che cosa fantastica. Sì, di fronte c'è Hanno la Maiella. Prezzo, scenografia senza prezzo. Non a caso John Fante, quando ricorda il padre, quando cita la figura paterna nei suoi romanzi, lo collega anche sempre alla Maiella, no? C'è in... chiedi all'Apollo, insomma, aspetta prima Vera Bandini, cioè addirittura in mannaggia la Maiella, per dire. Che non è però, poteva fare di più. Poteva la fare Maiella, di più, era... No, ma sarebbe perché la Maiella... colorati un Oppe la Maiella in un libro di John sarebbe stato bello, ma lo è anche così. Sì, 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 assolutamente. Certo. Come vi state preparando? Dopo passo la palla, scusa, no. Ma è un ospite che mi incuriosisce troppo, Vincenzo, ma insomma... La prossima domanda sarà la tua. Come vi state preparando a questa nuova edizione? Ma allora, siamo già partiti in realtà perché all'interno, poi nel 2008 abbiamo inserito anche una serie di premi, c'è il premio John Fante Opera Prima, quindi il bando scade questo venerdì, stiamo raccogliendo le candidature e poi si avvierà la fase di preselezione, perché abbiamo appunto un premio e quindi abbiamo iniziato a lavorare già da settembre per questo. E poi niente... Un premio che date al miglior romanzo? Romanzo, miglior opera prima. Di un romanzo e raccolta di racconti e di narrativa comunque. Okay. Quello che era appunto John Fante, lui ha scritto romanzi e raccolte di racconti. E poi niente, sto già contattando ovviamente gli autori, io quest'anno vorrei andare molto sul femminile, anche tra gli scrittori di origine italiana, cioè americana di origine italiana, italo-americane, donne, mi piacerebbe sviluppare quello aspetto lì. E poi vedremo, insomma, non ho ancora... Siamo agli inizi. Ecco. È presto, dai. È presto, tempo. Però si sta dicendo a se stesso. Che comincia a pensare all'edizione successiva del Fly il giorno dopo in cui chiude, durante l'edizione in corso già sta pensando a quella dopo. Sì, noi non abbiamo, cioè non rivelo niente, abbiamo già contattato degli autori, però fin quando non c'è sicurezza. Beh, certo, è assolutamente. Però sicuramente ci saranno autori importanti come sempre. Ma quindi vi aprite anche a nomi internazionali? Sì, necessariamente. Sì, certamente. Certamente. Da noi è venuto anche. Sono venuti degli. Voi avete fatto vedere, anche se non sbaglio, Yvon Attal, una foto con Yvon Attal, che è un regista, attore francese, che ha realizzato due anni fa un film tratto da Il mio cane stupido di John Fante. E lui è venuto addirittura con tutta la produzione a Torricella Peligna a presentare film, anche perché... Premio produzione, proprio alla produzione. Anche perché da noi c'erano i figli di Fante, quindi loro ci tenevano a conoscere anche i figli Vittorio e Gin Fante. Questa è una fortuna del nostro festival, dobbiamo dire, no? Abbiamo questa presenza importante ogni anno della famiglia di John Fante. Prima era Dan, adesso purtroppo dal 2005 non c'è più, però, infatti Vittoria Fante ha già detto che ci sarà
meno che la pandemia non però quest'anno pensiamo positivo, no, pensiamo non positivo. Ne usciamo più perché veramente, esatto. Insomma, andiamo se Dio vuole. Quindi questa è un'altra particolarità verso una direzione nostra, sì. Che lascia ben sperare. Vincenzo. Io le farei mostrare questi libri che ci ha portato, che ci hai portato, perché portato, sono Giovanna? Delle chicche. Ah. Sì, beh, venendo qui questo salotto prestigioso, ho detto ma chissà, forse a qualcuno fa piacere vedere la firma originale di John Fante. Facilmente, ecco, questo è un libro riproducibile, vero? Questo è un libro. La possiamo falsificare? No, dico noi, la possiamo falsificare, magari. Eccolo qua. Allora. Ci rinnoviamo il salotto di casa, come dire, la battuta che però nasconde l'emozione davanti a questa firma. Questo è e questo la perché firma. Questo libro da dove? Allora, questo è un libro che apparteneva a John Fante. Giovanni Verga tradotto in inglese. Questo è, in realtà ci fa capire che lui comunque conosceva la cultura italiana, leggeva, apprezzava molto alcuni scrittori italiani, tra cui Verga, ma anche D'Annunzio e Silone. E amava anche, credo, Pirandelli, sì, Pirandello. E lui, ecco, questo è un libro... A chi apparteneva, scusa? Che mi è stato regalato da Steven Cooper, che è il biografo di John Fante, un americano, californiano, quando sono andata negli Stati Uniti ad intervistarlo. Lui, che tra l'altro, tu è venuto anche a Torricella Peligna. Tieni come una reliquia, immagino. Beh sì, L'ha portato giusto per te oggi. Guarda, ne sono onorata, ne siamo onorati tutti davvero e ti ringraziamo. E poi? Qui c'è altro, ci sono le prime edizioni di Chiedi alla polvere, Ask the Dust, del 1939. Questo forse è stato il suo più grande successo. Sì, questo è considerato il suo capolavoro dalla critica internazionale, pubblica appunto nel 1939 ed è appunto questa storia di Arturo Bandini e Camilla Lopez a Los Angeles. Infatti alcuni questo libro è considerato anche uno dei libri più belli su Los Angeles addirittura. E poi quest'altro, un'altra prima edizione di Aspetta Primavera Bandini, Wait Until Spring Bandini, sempre una prima edizione, che questi due libri sono stati regalati dal nipote dalla di John famiglia. Fante, sì. E va bene, insomma. Beh, sono dei bei riconoscimenti, perché donare un qualcosa di così personale, no? Sì, un libro di uno scrittore. L'aspetto che evidenziava del rapporto, certo, con la famiglia, secondo la famiglia. Me, come dire, guadagnato sul campo, tra l'altro, lo diceva Vincenzo all'inizio, tu sei anche un insegnante, insegni lingue, io ho visto, sentito la dimestichezza con l'inglese, insegni lingue dove? Francese a Pescara. Ok, e porti queste tue conoscenze? Sì, quando posso, studenti? Sì, senz'altro, quando posso, senz'altro, certo, anche perché comunque John Fante in qualche modo mi dà la possibilità di parlare anche dell'emigrazione abruzzese, no? Che è stata un'emigrazione molto appunto importante, quasi considera un esodo quasi, no? Si sa che c'è una seconda Abruzzo all'estero, c'è una seconda Italia all'estero, come no, certo. Con tutti, no, i discendenti abruzzesi italiani, insomma. Quindi sì, mi dà, io attraverso Fante parlo molto appunto della nostra emigrazione, quindi anche perché lui guarda, ha questo sguardo verso il suo background, quello che è stata la storia della sua famiglia. E Giovanna, tu sei anche una giornalista, hai collaborato con L'Espresso e con Il Centro nel settore cultura e vedo che hai scritto anche dei saggi. E John Fante torna anche, sì, lì. Siamo al limite dell'ossessione. Sì, è vero. Malgré moi, potrei dire. Malgré moi, perché in fondo tutto è iniziato così. Io non sono più che altro una francesista. E però c'è stato questo incontro iniziale, viscerale. Poi ho realizzato questo documentario e da lì mi hanno chiamata, sono stata coinvolta in progetti importanti anche dalla famiglia.
E sì, per è diventata una vera e propria ossessione. Non riesco a scrollarmi di dosso questa, però è una bella ossessione, perché bella comunque me lo sento molto vicino, perché comunque Fante è un autore che va ulteriormente divulgato e poi rappresenta per noi abruzzesi veramente un modo anche per parlare della nostra regione. Noi dovremmo comunque, prima giustamente la direttrice l'ha sottolineato, fare rete intorno a queste nostre... Ah, certo. John Fante è un po' abruzzese, certo. Anche se lui non è mai venuto a Torricella Piligna, probabilmente perché comunque era già che lui appunto era anche sceneggiatore ed è stato, sì, in Italia nel 57 e nel 1960 per scrivere sceneggiature a Roma e Napoli, okay. E però in quegli anni non è riuscito a venire a Torricella Piligna, anche se aveva intenzione di farlo, è stato detto dalla moglie, proprio perché era già malato di diabete, morirà di questo, morirà cieco, insomma senza gambe, appunto, 70... sì, e lui è nell'83, quindi aveva 78 anni, 78, credo, okay. E quindi voleva venire a Torricella Piligna, era già malato di diabete, quindi affrontare un viaggio all'epoca da Roma per Torricella Piligna non era così facile, lui comunque non se l'è sentita, ma ci teneva le sue origini abruzzese, lui appunto... Quindi sarebbe felice... Sì, sarebbe felice di tutto questo, sarebbe felice secondo me anche di promuovere l'Abruzzo, come dire, di dire sì, io insomma di essere, Maiella, e noi dovremmo, dovremmo... E tra le righe, no, questa... Dico noi, ma anche tutte le istituzioni, la regione, insomma dovrebbe insomma forse lavorare un po' di più su questi autori italoamericani. Certo, ma dopo un documentario, dopo saggi, dopo festival, dal tuo punto di vista cosa è rimasto da dire di John Fante? Ci sono ancora delle curiosità che tu hai sulle quali vuoi indagare o... Insomma, il tuo lavoro, per quello che senti adesso, è di divulgazione di ciò che già hai mostrato, già hai detto? Ma io credo che ci sia, sì, un lavoro da fare a livello accademico su Fante, capire, analizzare proprio la sua lingua, la particolarità del suo umorismo, anche dell'io narrante, come è un io narrante particolarissimo, che si nutre dell'autobiografismo ma va oltre, e questo è molto moderno, oggi la narrativa di oggi insomma prende spunto, sì, da tutto questo, sì. Quindi si dovrebbe lavorare molto di più a livello accademico sulla sua scrittura e forse anche riscrivere una sua biografia, perché comunque la biografia di Stephen Cooper è ferma agli anni 2000, e potresti farlo tu? Vorresti? Perché no? Sì, non mi dispiacerebbe. E c'è ancora, ci sono state altre scoperte, c'è forse qualcosa in più da dire. Sì, però lui, Stephen Cooper, rimane il suo biografo, lui insomma ufficiale, perché, certo, ha avuto un contatto diretto con la moglie di John Fante. Questa, sì. Io non so se mi fai spendere un secondo, un minuto, la moglie di Fante era Joyce Smart, una donna d'origine tedesca, quindi faceva parte dei WASP, no? I primi americani colonizzatori degli Stati Uniti, l'antagonista, se vuoi, l'antagonista dei WOP, che erano gli italiani, quelli più considerati inferiori. WOP si chiamavano? Sì. Non l'ho mai sentito. Sì, gli italiani... Noi diciamo WAP. Loro dicono WAP, vabbè, sempre... E praticamente Vincenzo, era una donna... non ridere, in TV si sorride, non si... Era una donna molto colta, una delle prime laureate alla Stanford University, che è stata una... lei credeva molto nel talento era del marito. Era una sostenitrice del una marito. Sostenitrice, una ricchissima... che ha appunto che ha, per dire, fatto molto anche per divulgare l'opera di Fante dopo la sua morte, quindi una donna davvero che lui ha investito sulla memoria, sì, del marito, sì, 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 e questo è molto importante, e quindi sicuramente il biografo che ha avuto questa fonte primaria privilegiata sì, resterà, sì, sì, intoccabile, certo. Ma si può dire, aggiungere qualcosa che non è stato detto, speriamo, insomma, tu dovessi mai farlo, noi siamo qui. Perché no, certo, sarebbe Giovanni. Partire dall'Italia per riscrivere una biografia di Fante, sì, non sarebbe promossa una bella... anche poi all'estero, sarebbe insomma, sarebbe male, in un bel viatico per portare l'Abruzzo oltre confine, sì.
è sempre un bel progetto da realizzare. Un bel progetto. Dai. Guarda come stai solleticando la parte editoriale che c'è in lui. Vincenzo, per te Paola, questa chiacchierata con Giovanna Di Lello ti ha sorpreso in qualcosa o è andata a confermare una tua... ha confermato quello che conosco di lei. Questo discorso del fare rete, ci torno solo un secondo, sì, perché è una delle cose che si dicono più spesso in Abruzzo, ma forse non soltanto in Abruzzo, e che però meno si fanno poi nella realtà dei fatti, concretamente. Mm. Secondo me sono anni, no, che ne sentiamo parlare, sì, che si organizzano. Tutte isole, che non riescono a dialogare. Di tanto in tanto qualche politico si inventa un forum del teatro, della musica, dei ci si vede tutti insieme e poi tutto finisce là, un po' perché probabilmente c'è una responsabilità, diciamo, di una mancanza di regia istituzionale, un po' è colpa, secondo me, anche di noi operatori, che poi alla fine tendiamo a coltivarci il piccolo orticello e non a metterci in rete. E invece sono contento di tutte le cose che abbiamo fatto con Giovanna e che continueremo a fare, ed è un invito, insomma, che lanciamo dal divano di Rete 8 Matinée per allargarla sempre di più, questa rete, che più ci si mette insieme e più si possono fare cose belle, interessanti, che giovano poi a tutti, al di là del singolo evento, del singolo festival. È proprio quello che dicevi tu, è promuovere l'Abruzzo, è promuovere il territorio su scala nazionale, internazionale. Che dovrebbe essere un traguardo comune. Sì, certo. E unirci. Certo. Sai, questa cosa mi incuriosisce, poi andiamo a salutarci, però è un tema che torna e ritorna su diversi ambiti. Sì. Ricordo adesso un'altra presenza, non mi sbilancio nei nomi perché rischio di fare delle gaffe, però se ne è parlato in ambito archeologico. Sì. Sta mancanza di rete, che tra l'altro poi è stata rinnovata poco fa da Rosanna Tuteri, ma era già uscita fuori in quell'ambito, è uscito fuori anche in ambito economico, è uscito fuori in ambito politico, è uscito fuori in ambito culturale. Direi che quasi quasi comincio a pensare che sia un fattore endemico e culturale del nostro Abruzzo, e dovremmo trovare, magari qui possiamo spingerci un po' tutti in questa fase, nella riflessione, trovare la chiave di lettura e di fuga da questa, da superare una diffidenza, secondo me, che l'abruzzese ha connaturata, e che invece, spostandosi poco distante dall'Abruzzo, invece non c'è. Cioè, si capisce che mettersi insieme è un vantaggio per tutti. Quando provi, io l'ho provato in tanti ambiti della mia vita professionale, a mettere insieme un po' di soggetti, la prima reazione è: ma perché questo vuole fare questa cosa? Ma che ci guadagna? Che si mette avanti? Complottista! È complottista! No, allora non lo faccio io. Complotto, è un complotto! Fallo tu! E non c'è mai tempo per farlo. E poi ci superano a destra, a sinistra. Certo, perché certe cose, certi passaggi di crescita si fanno insieme, in squadra, si fanno insieme. Sì, sì, sì. Quindi andrebbe rinnovata un po' questa visione. Noi facciamo la nostra, ce la mettiamo tutta, visto mai che ci riesce. Ma questo spazio nasce anche per questo, no Paola? Lo spazio... Certo, assolutamente, questa poltrona è per due, ma simbolicamente è per tutti, per cui speriamo di fare rete, a cominciare da voi, da noi, perché è una bella cosa. È una bella fotografia quella che state dando, due grandi festival abruzzesi che si stringono la mano e fanno un patto di alleanza da sempre, mi sembra di capire. Sì, perché c'è stima, tanto stima. Bello, grazie davvero a Giovanna Di Lello, grazie Vincenzo D'Aquino, buon lavoro quotidiano a voi, perché questi sono meccanismi che non si fermano mai, insomma è una macchina che non si ferma, va oleata e si va avanti sempre e comunque. Ci ritroviamo giovedì prossimo. Sì. Voglio dire che te mento. Stavolta lo so già, ma non te lo dico. Lavoreremo al fianchetto per strappare quest'anteprima, ma giovedì prossimo lo sapremo con certezza. Grazie davvero, grazie. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi con noi un volto fresco di Rete 8, direttamente da Diretta Calcio. Andremo a conoscere più da vicino Giulia Del Monaco. State lì.
Diretta Calcio, naturalmente, produzione di Rete 8 Sport, e noi dopo insomma il saluto doveroso a Marco Tontodonati andiamo subito a dare il benvenuto a un volto fresco, nuovo, giovane di Rete 8 e di Diretta Calcio, Giulia Del Monaco, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a te, grazie, veramente sono stata contentissima della chiamata. Ma grazie a te di essere qui a raccontarti, perché non deve essere facile, insomma. Io capisco che poi i ruoli, no, e uno entra, non hai fatto in tempo a entrare nel ruolo che ti compete a Diretta, che già devi vestire i panni dell'intervistata, ma insomma ci mettiamo comodi. Io parto a farti i complimenti per questa eleganza, sei bellissima. Ma tu sei bellissima, no, Paola, sei veramente inappuntabile. Grazie. Siamo vestite anche coordinate, entrambe di viola. C'è un po' di viola, c'è un po' di voglia di primavera che ci comincia a salire addosso, anche se deve ancora venire il freddo, ma non ne parliamo. Parliamo di te. Senti, ma intanto mi dici, quando senti questo promo, questa sigletta, che cosa provi? Ma mi sono emozionata tantissimo adesso, perché ci siamo fermati ormai da tre settimane, no, di più, causa Covid, e adesso torneremo sabato alle 14 finalmente, con le partite del Pescara, come sempre, con Marco Tontodonati, che ha creduto, è stato il primo a credere in me, veramente. La prima è stata la mamma. Eh beh, certo. Che tu conosci, certo, benissimo. È Anita, che salutiamo, che tra l'altro è qui in studio, per cui Anita Mastromattei, insomma, che per te è certamente un pilastro, ma io arriverò a parlare dei tuoi genitori. Fanno parte, come dire, del punto elenco che ho da affrontare con te, ma prima, visto che da lì siamo partiti, starei sullo sport. Allora, questa tua partecipazione, questa presenza a Diretta Calcio, è stato un incidente o un punto, come dire, d'arrivo ben voluto per la tua passione sportiva? Ma no, in realtà è stato un incidente, come lo hai definito tu. È stata veramente una casualità, perché parlando informalmente con Marco, ovviamente tramite mamma, perché ovviamente con il lavoro che fa in radio, certo, ho avuto sempre l'opportunità di conoscere questi grandi personaggi della TV, e parlando appunto informalmente, lui diceva che cercava da tempo una figura femminile da inserire in questo mondo maschile dove però le donne brillano, quelle poche che ci sono fanno molto parlare di sé, e quindi è un ruolo anche importante e sotto i riflettori caldi, accesi. Però Diretta Calcio era tutta maschile. Eh sì, ci voleva, e in realtà ne ha parlato con mamma, e mamma ha detto, vabbè, ma se vuoi, c'è una giovincella che ti posso proporre. Promettente. E io non avevo mai fatto televisione, mai stata davanti. E quando te l'ha telecamera. Detto tua mamma, come hai reagito? No, io subito, certo. Sì, assolutamente. Entusiasmo a mille. Assolutamente sì, e per un attimo poi, riflettendoci bene, quasi ho avuto qualche dubbio, ma non tanto per le mie prestazioni, quanto per poi il momento in cui sarei tornata a casa dopo la puntata e avrei trovato mamma con tutte le sue correzioni. Le critiche amorevoli. Che ovviamente non mancano. Ma ci devono essere, ma lo sai che con quelle, se sono critiche costruttive, come credo, certo, che ti possa fare una madre, sono dei punti di crescita fondamentale, sì, no? Però lì per lì ho detto no, non ti voglio sentire. Qual è la critica, la prima che ti ha fatto, che ti ha mosso? La prima quando mi ha detto... sei tornata dalla prima puntata? No, la prima puntata è stata molto clemente. L'ha lasciata lei? Sì. Dice, okay. Tutti in famiglia, tutta brava, bravissima, sei stata veramente sciolta. Poi dopo, già dalla seconda puntata mi è iniziato a dire dici troppe volte messaggi. Ho detto mamma, ma io devo lanciare messaggi, le lettere. Trova un sinonimo, no? Però in realtà è vero, ha ragione, perché comunque si può sempre variare. E poi dici troppe volte assolutamente sì, ma tra l'altro ogni tanto me le dice anche in diretta le cose. Infatti mi sono messa a fianco il telefono. Al telefono, così ti può correggere al volo, così almeno pensa che soddisfazione ho le correzioni. Per lei che arriva subito al dunque, fantastico. Allora, tu hai 23 anni, diciamo, sì, sei giovanissima, hai frequentato il liceo classico
E studi giurisprudenza ancora, sì, giusto? Perché sì, il tuo sogno, leggo, che è diventare magistrato. Signori, mettiamo lo sport da parte, perché qui le ambizioni sono di, sì, altro livello. Tra l'altro sono addirittura d'arrivo. Sì, quanto manca alla tesi? Tre esami, dai, comunque già mi è stata assegnata la tesi. E sulle concessioni balneari, ma chissà perché, in onore del nonno, sento Riberto. Ma sono tutte coincidenze, perché è stato il professore. Tu credi nelle coincidenze? Credo nel destino, sì, fortemente. Bene. E sia per quanto riguarda il programma su Rete 8, sia per questo titolo della tesi che mi è stato proposto, e io ovviamente ma non sarà stato casuale, no? Sei nipote di Eriberto, viene da sé. No, perché c'è stata una sentenza recente sulle concessioni balneari. Sì, quindi sì, è un tema molto caldo. E per scrivere una bella tesi, insomma, era un bel tema. Ma a proposito, visto che abbiamo citato nonno Eriberto, tu lo hai conosciuto poco? L'ho conosciuto, e, lui è venuto a mancare nel 2008 e io sono del 98, quindi per 10 anni. 10 anni. Sono stati veramente 10 anni, come immagini, intensi. E io lo ricordo benissimo. Anche molti pescaresi lo ricordano, perché tuo nonno è stata una, sì, figura pregnante della nostra. Sì, purtroppo le generazioni. Vabbè, la mia generazione lo ricorda, e anche tramite i genitori. Certo, immagino. Però piano piano. Ma ovviamente. Condividi con noi i tuoi ricordi di nonno Eriberto. Ma lui, che ti posso dire? È stato un nonno fantastico, e molto molto presente, e è stato fondamentale anche, vabbè, per dire, lui ha 3 anni, ha stimolato mamma a portarmi ad un asilo, vero? Era un asilo. Anche qui chiedi il suggerimento da casa, direttamente dagli studi. Esatto, e, era un asilo dove si parlava in inglese, ed è stato lui proprio ad essere il promotore di questa cosa, e a 8 anni... Mi ha fatto portare il gommone. È vero che a 5 anni ti ha fatto fare scinautico? Scinautico a 5 anni, mi portava alle 7 di mattina, perché così il mare era piatto, e lui guidava, portava la moto d'acqua, infatti era l'unico che bravo a trainarmi, perché ovviamente... A 5 anni eri piccolissimo. Sì, infatti per agevolarmi con gli sci, e credo li abbia attaccati per le prime volte, così riuscivo bene a sciare sull'acqua. Vabbè. E da lì, insomma, è nato poi un amore per lo sport, perché tu sei una, certo, grande sportiva. Sì, appunto ce l'ho forse nel DNA, anzi senza forse, ce l'ho nel DNA, perché tra il nonno, mamma, anche papà, siamo tutti sportivi, siamo una famiglia di sportivi. Che infatti bello. Ho sempre provato tantissimi sport, non mi sono mai voluta fissare su uno sport preciso e portare avanti sempre solo quello, e magari per poi spiccare eventualmente in quello. Ti interessava la parte agonistica dello, esatto, sport, esatto, quanto la, perché, pratica proprio. Esatto, anche perché io ho sempre avuto il mio binario ben preciso, la scuola, lo studio, e diventare appunto adesso magistrato. Diventare magistrato. Un sogno nuovo, questo è un sogno che coltivi, no, da sempre. In realtà, allora, l'idea di fare giurisprudenza l'ho avuta sempre, l'ho portata sempre avanti e si è sempre riconfermata, l'ho messa anche in dubbio a volte, però alla fine tornavo sempre lì. E l'idea di fare il magistrato, allora, alle medie volevo fare il notaio. Siamo là. Poi ho cambiato idea al liceo, sì. Perché più però che insomma, altro insomma, l'ambito giurisprudenziale dentro è quello che più ti, sì, 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 ti, sì, somiglia. Sì, 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 e mi, ti ha, mi ha sempre appassionato. Poi dopo appunto mi sono guardata dentro e mi sono più vista magistrato rispetto a, per esempio, avvocato. Come proprio come funzione, come figura, come
Cos'è che ti affascina di questo lato? Le battaglie che potresti fare? Sì. Poi, il senso di giustizia che hai? Sì. Poi mi piace molto sentire le due parti, anche insomma nella vita quotidiana, mi capita. E ho fatto anche questo ragionamento per poi decidere di intraprendere questa strada, perché mi piace sentire le due tesi e poi prendere una posizione. Poi dopo, ovviamente, per quanto riguarda l'essere magistrato, hai la legge che devi applicare, non devi applicare le tue convinzioni. Però anche lì c'è un'interpretazione che conta. Sì. Ma Giulia, ma è vero che hai studiato un anno a Los Angeles? Sei mesi. Per la precisione, e, ho fatto l'anno all'estero, il semestre all'estero e il quarto anno di liceo. Cos'era l'Erasmus? Cos'era? Sì, è come un Erasmus, l'Erasmus che si fa anche all'università, si fa anche al liceo, in genere si fa il quarto anno perché coincide con l'ultimo anno in America, perché loro hanno 4 anni. E vabbè, è stato cosa ti ha lasciato quell'esperienza, oltre a parlare inglese in maniera fluida? Certo, e, ho scoperto in realtà la mia indipendenza, sono stata a contatto con varie tipologie di persone, con varie mentalità, culture, tradizioni diverse, perché ovviamente l'America è molto eterogenea, certo. Sono stata a contatto con gli americani doc, che è tutto dire. Questo gesto parla molto più di tante parole. No, viva gli italiani. Sei tornata diciamolo più innamorata subito dell'Italia di prima. Sì, sì, ecco, e non l'avrei mai detto, mai. Io ero una di quelle, lo no, fanno, ma io me lo ne fanno, vado. Lo fa. Io me ne vado, non torno più, mamma. Non mi vedrai. Capirai, ti hanno pianto quando sei andata via, avranno pianto. Ma non loro torna sono, più. Sono stati i primi a credere in questa cosa. Sono bravi, certo. E poi credendo loro in questa cosa hanno fatto anche credere in me stessa, certo, perché nelle certo mie potenzialità e il fatto che potessi liberamente e facilmente nasconde affrontare una stima, un'esperienza da sola. Alla base per esatto te. Sei figlia unica, Giulia. Sì. Pensa a te, quindi sì, tutto il carico delle sì, sì aspettative di mamma e papà, che sono contenti di questa strada che hai intrapreso, degli studi che stai facendo, o ti sognavano altro? No, sono molto felici e sono molto fieri, sono molto orgogliosi. E loro comunque mi hanno sempre lasciato libera. E infatti qualche giorno fa ne parlavo con papà di questa cosa. Ho detto, papà, se avessi deciso di fare altro, tutt'altra cosa, tu che cosa avresti detto, no? Perché comunque alla fine ho scelto, bene o male, una via, diciamo, certo, sicura. Può far piacere, insomma, esatto, certo, un genitore. Esatto. E lui mi ha detto, no, quando sei padre, quando sei genitore, lasci libero tuo figlio, tua figlia di esprimersi e di essere quello che vuole. Ed ecco, l'America, per tornare all'America, ecco, il punto forte dell'America non sono forse gli americani, quanto le opportunità però che in realtà ci sono. Che l'Italia magari ne è un po' sfornita, in sì questo senso. Sì. Effettivamente... Diciamo che i sogni sono un po' maltrattati in Italia, però la nostra però parte cerchiamo di farla. E nel tuo caso i tuoi sogni mi sembra che piano piano prendano forma. Sì. E allora ti chiedo, in tutta questa visione del futuro meravigliosa che hai, di cui veramente ti auguriamo di andare dritta, senza grazie ostacoli, la televisione, lo spettacolo, che posto occupa? Un magistrato in TV? È vero. Per carità, tutto può essere. Ma allora, sto dando sfogo fondamentalmente ad una parte di me a cui non ho potuto mai accedere più di tanto, perché a 12-13 anni ho fatto un po' di teatro con Gian Piero Mancini. E abbiamo fatto anche un bellissimo spettacolo al Teatro di Atri, una bomboniera, quel teatro è bellissimo. E abbiamo portato in scena Il Piccolo Principe,
Però comunque anche quella era una delle attività che svolgevo, non ho mai pensato poi di fare l'attrice. No, okay. Ci ho pensato, magari ci pensavo, lo sognavo, però in realtà non ci credevi? No. Ecco. No, non ci credo neanche adesso, sinceramente. Evidentemente non è nelle tue corde. Ma non in quel senso. Nel senso che non diciamo che se dovesse accadere, se dovessi trovare un'occasione ghiotta per poi continuare a fare televisione, la coglierei al volo. Però comunque resto fedele alla mia via. Resto umile, certa. Come diceva qualcuno, esatto, resto anche, umile, procedo, sì. Perché hai capito, sì, che insomma la preparazione, gli studi comportano il sacrificio che però poi ti porta, dopo la semina magari, a raccogliere qualcosa, però la televisione può rimanere il tuo divertissement, no? Sì. La parte più leggera. Beh, per ora diciamo che questa occasione è proprio arrivata al momento giusto, perché sia a livello di studio sono un po' più tranquilla perché appunto sono in dirittura di arrivo, mancano pochi esami, quindi in più è un impegno che ho una volta alla settimana, un giorno a settimana, quindi non toglie nulla, anzi va solamente ad aggiungere, perché per anche, se vogliamo, la situazione che stiamo vivendo con il Covid, siamo tutti un po' più chiusi a casa. Certo. Cioè, poi io personalmente non sono una persona che esce moltissimo durante l'inverno, anzi le mie amiche dicono che vado in letargo. Come ti posso capire? Vado, Giulia, in letargo, guarda, completo. Siamo e poi in dopo due. D'estate. In primavera magari mi diverto, si esce, si comincia. Inizia a uscire. Senti, ma a tal proposito, perché no, a tal proposito, la mia mente aveva fatto già il link estate, mare. E allora mi stavo ricollegando alle tartarughe marine. Leggo che te ne sei presa cura a Bali per 2 settimane. Sì. Un paio d'anni fa, ma davvero? Sì. Che esperienza è stata? Bali è di per sé un'isola magica. Io ho viaggiato molto e sono stata anche in posti appunto esotici e che possono avere delle caratteristiche simili a Bali. Ma prendersi cura delle tartarughe marine per 2 settimane non è una cosa che succede in ogni viaggio. Esatto, e ho colto questa esperienza a braccia aperte perché ma è stato veramente magico, non so trovare un altro aggettivo. Ma sei andata appositamente o ti è capitato di arrivare lì e avere questa responsabilità? No, sono partita con la stessa organizzazione che mi ha fatto partire in America al quarto anno. Sì. E organizzano, si chiama la WEP, organizzano tanti tipi di viaggi. Il viaggio solidale, questo era il viaggio solidale, okay. L'anno all'estero, il viaggio alla pari, che tu vai magari anche in America, dappertutto, e presti il tuo lavoro, puoi fare la babysitter, puoi fare la barista, puoi fare qualunque cosa e poi dopo c'è una famiglia che ti ospita. E tu hai scelto questa esperienza invece della... Esatto, volevo cambiare, volevo fare qualcosa che facesse bene anche all'anima e di particolare. Io sono partita da sola completamente e poi dopo lì ovviamente ho trovato tutte le persone, chi dal Portogallo, dal Messico, dall'Austria. Che belle esperienze che puoi, sì, raccontare, Giulia. Sì. Beh, insomma, viaggiare poi regala un'apertura mentale, sì, importante, che ti dà degli strumenti ottimi per affrontare la vita, e noi ti auguriamo di avere una vita rosea come magistrato, artisticamente parlando, tutto quello che vuoi. Ci stiamo per salutare e per accogliere il direttore Carmine Perantuono che sta per dare le anticipazioni del TG. Un'ultima cosa, leggo che sei sfortunata in amore, Giulia, ma questo non me l'aspettavo. No, dopo, vabbè, dai. Allora, abbiamo presentato questa meraviglia, questa donna diciamolo così promettente. Bene. Dilla bene. Diciamolo bene. Non è che sono sfortunata. Diciamo che non c'è nessuno, io diciamo che sei pretenziosa. Ho uno standard, hai capito? Certo. Ma tienilo alto, a questa età, sì, tienilo alto, già non abbassare lo standard delle aspettative, certo, perché poi... Poi adesso che si può, ancora 20 anni, ma non mi accontento. Non lo fare, ma neanche dopo, non lo fare mai, alziamoci, andiamo a sentire di cosa parlerà il TG. Eccoci. Oh, eccoci. Non c'è più la maglia rosa. Vabbè, adesso siamo più istituzionali, no, vabbè, a quest'ora. È giusto così, è giusto così. Bene,
Lei visto la, il nuovo volto è la nostra portafortuna, perché da quando lei è entrata in trasmissione il Pescara si è un po' ripreso. Capito? Un po' ripreso, vero? Un po' ripreso. Capito? Andiamo capito. Avanti. Tra così, l'altro avevamo anche un video che raccontava di si comincia a tremare perché c'è chi si può giocare il posto, visto no, che lei no. si sta facendo no. strada. Scherziamo. Vabbè, Marco. Non c'è stato tempo per vedere questo video, ma chi ti ha seguito lo saprà. Veniamo alle anticipazioni. Bene, veniamo alle anticipazioni del nostro telegiornale. E avremo un collegamento in diretta con l'Hub Vaccinale di Pescara, con la nostra Anna Di Giorgio, per presentare questa Open Night che ci sarà a partire da questa sera per gli over 50, quelli che hanno l'opportunità di poter fare la prima dose prima del... primo di febbraio, il giorno in cui scatterà l'obbligatorietà, e si spera appunto che sia una nuova crescita a registrarsi in queste ore per quel che riguarda appunto le prime somministrazioni, ma ci sono anche le altre iniziative che riguardano le donne in gravidanza e i bambini dai 5 agli 11 anni, quindi con tutte le opportunità anche qualche anticipazione sul nuovo hub che a Pescara aprirà la prossima settimana. Un servizio, anche questo l'abbiamo seguito stamattina con Luca Pompei, questo versante sul Green Pass obbligatorio oggi nei parrucchieri, nei saloni che riguardano anche le attività delle estetiste e dei barbieri, e parleremo anche degli avvocati che oggi sono in sciopero, appunto di professioni legali, sono in sciopero gli avvocati anche a Lanciano, dopo Vasto, Sulmona e Avezzano, tribunali che rischiano di scomparire a partire dal prossimo settembre, quindi si chiede una proroga al governo per tenere in vita questi importanti uffici giudiziari, e per questo motivo gli avvocati si stanno astenendo dalle udienze. Poi parleremo del Quirinale, perché la nostra Antonella Micolitti è andata a sentire un po' le opinioni degli abruzzesi su Berlusconi, sull'eventualità di una donna, insomma sono sicuramente simpatiche e curiose anche le reazioni che abbiamo raccolto. Parleremo della crisi dell'automotive, rischio contagio anche in altri settori, se dovesse insomma non invertirsi questa tendenza di difficoltà che nutre l'industria principale della nostra regione, e quindi oggi c'è stata una conferenza stampa della FIOM CGL che ha messo appunto un po' tutto il suo anche apparato di proposte per tenere in vita e puntare ancora di più sul settore che appunto è quello più rilevante anche dal punto di vista occupazionale dell'Abruzzo. Poi parleremo di calciomercato, avremo in studio Massimo Profeta che ci darà le ultimissime sul mercato del Pescara, e quindi saremo un po' anche in tema, perché poi ben adesso certo. Inizierete a giocare anche due volte alla settimana, perché c'è da recuperare tutto il periodo del Covid, quindi sì, insomma, quindi si riparte con le partite a partire appunto da sabato, quando tornerà la trasmissione diretta calcio con Marco Tontonato. Benissimo, direi che la squadra di Rete 8 come sempre è pronta a informarvi e a tenervi compagnia, lo faremo anche noi puntualmente domani. Vi ricordo che noi dal lunedì al venerdì tutte le mattine alle 11 siamo qui naturalmente su Rete 8, e qui vado a ringraziare la grande squadra che collabora e lavora alla Cremente a Rete 8 Matinè, partendo da Lino Lallone in regia, Andrea Di Fabio, Danilo Cinquino, e ringraziamo il nostro Galvano Coppa qui operatore di ripresa in studio, e assistente in studio la nostra Valeria Di Berardino, grazie Cristina Donatelli, Luca Pompei, grazie a tutta la redazione naturalmente di Rete 8 rappresentata sempre egregiamente dal direttore Carmine Perantuono. Grazie Giulia. Grazie a te, grazie a voi veramente. È ci stato si vede. Un onore. Un onore nostro, ci si vede a Diretta Calcio. Allora domani ore 11, Rete 8 Matinè. Ciao.